Buonasera, ben ritrovati. Finalmente siamo qui a Verona in presenza. Ce li abbiamo qui. Ecco, sono arrivate anche le birre, il vino buono per Alessandro. Guarda, io sono anche un po' emozionata. Grazie, ovviamente è stato un evento fortemente voluto sia dal mio canale YouTube Expedition, ma devo dire grazie veramente all'organizzazione, a Giovanna Romanelli e poi Dolores che sta là in fondo. Grazie Dolores, grazie anche a te, grazie Giovanna. Allora, finalmente, vediamo, funziona, sì, finalmente, dico, è un piacere vederli di persona. E non solo dietro uno schermo, sempre con questo computer, soprattutto quando Landi sa che dobbiamo andare in diretta alle 21 e alle 20:59 non si fa sentire, non si fa vedere, mi fa fare sempre un momento in cui non respiro e arriva immancabilmente dopo un minuto circa di ritardo. Bravo Landi, lo so che lo fa apposta, lo so, ma finalmente è arrivato, questa volta è arrivato con largo anticipo. Grazie, grazie, grazie anche a te Alessandro. Allora, dico una cosina giusto di... Partiamo con Gianmarco Landi? Partiamo? Allora, un attimo, perché mi ero scritta due o tre cose, poi vediamo cosa viene. Allora. È una maniaca del controllo. Sì, lei deve controllare vero. Tutto. Si sì. Scrive. E io mi diverto a entrare sì. Sempre con un minuto di ritardo. Sì, perché so che perché è terapeutico, perché lei deve comprendere che se uno fa ritardo e ha le cose fuori non succede niente. È inutile per agitarsi, lei, Gianmarco, arrivi, puoi venire 5 minuti, c'è tutto il diavolo, tutta agitata. Dico, stai tranquillo, non ti preoccupare, arriva in ritardo. Ma no, ma stai scherzando? Sì, non ti preoccupare, arriva in ritardo. È sempre così, no, beh, potete testimoniarlo, cioè chi chiede se vite le dirette, no? Cioè, potete testimoniarlo. Allora, va bene. Va bene, Gianmarco Landi, cosa dire Gianmarco Landi, a parte il fatto che risponde alla zanzara, io non lo so, è a Parenzo che ho detto ma quando mai, ma quanto ti ostini a continuare a rispondere a loro, cioè io non ce la faccio più, ma fa bene o fa male secondo voi? Va bene, va bene. Bene. Allora, giornalista, Gianmarco Landi, giornalista indipendente, specializzato in contabilità nazionale, analista finanziario, esperto di geopolitica, un inguaribile ottimista, anche perché sicuramente ha la vicinanza di Alessandro Sieni, così pacato, saggio, consapevole. Diciamo che è il suo terapeuta personale, adesso ho capito perché non perde mai il controllo. Poi Alessandro Sieni svolge principalmente la sua attività applicando l'analisi bioenergetica di Lowe. Poi è ovviamente iridologo, naturopata, kinesiologo. Non so se si sente. Allora, bellissima la frase sul suo sito che è: il mistero della vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare. Beh, bellissima. Allora, io inizierei con Gianmarco Landi e chiedo una cosa, tanto per partire. Stai facendo un tour incredibile in tutta Italia, in tutte le città, dappertutto. Stai spiegando la nuova finanza quantistica, la nuova era quantistica in finanza. Ora, per chi forse non ti ha mai visto, spiega che cos'è in due parole se puoi e più che altro cosa sta accadendo. Poi le domande le facciamo tutte alla fine, va bene? Ok. Parte e vai, vai. Grazie, Nicole. Allora, l'occasione è propizia per spiegare perché sono andato alla zanzara. Allora, io ho deciso di recarmi in studio a Radio 24 perché mi sono reso conto che avendo noi di gran lunga vinto quello che è la battaglia, come dire, morale, perché noi abbiamo preso una strada difficile alcuni anni fa e non ci siamo pentiti, non abbiamo nulla di cui rimproverarci o qualche scrupolo. C'è chi invece ha preso un'altra strada, la strada della maggioranza, la strada dell'omologazione e si è pentito. Allora, da parte nostra
dovremmo fare uno scatto, secondo me, ulteriore, comprendere che dobbiamo uscire dai nostri circuiti, perché i nostri circuiti devono servire ad altro, non a comunicare tra noi che abbiamo ragione, che abbiamo vinto, quanto siamo bravi. Sarebbe bello per me rimanere chiuso nel mio canale e magari sentirmi, che so, Giovanna Bussa che dice Gianmarco, bravo, Dolores, ah Gianmarco, quanto sei bravo, cuoricino. Ma che senso ha adesso? Nulla. Non ha nessun senso. Adesso bisogna aprirsi a chi ha sbagliato, a chi si è vaccinato, a chi è finito nelle grinfie, nelle spire del serpente. Allora io vado alla zanzara, io lo so che magari il gioco di questa redazione è quello di farmi diventare una macchietta, corro dei rischi, dice ma chi te lo fa fare? Ma questa è la comunicazione, il ruolo pubblico non si fa per se stessi, si fa per gli altri, perché deve avere un senso quello che tu comunichi pubblicamente, perché tu devi dire a qualcuno che non sa delle cose il tuo punto di vista, perché può arricchirlo e magari prendere anche parte del suo. Allora io sono andato alla zanzara perché ha degli ascolti molto alti, non c'è nessun organo della controinformazione che riesce in diretta a superare i 100.000 persone che ascoltano, 100.000 persone peraltro dei palazzi, perché purtroppo io da 20 anni fa e passo mi occupavo di politica e so che i palazzi romani si rilassano alle 7, alle 8 di sera, quando magari lasciano il lavoro, vanno in macchina, mettono la radio 24, perché tutti conoscono Parenzo e Cruciani e li ascoltano in maniera rilassata. Ed è un programma che secondo me può rompere alcuni schemi. Certo, non è che ti fa, non si può andare lì a spiegare la rava e la fava, come si dice a Bologna, non si può fare. Si va lì, si butta una goccia, si mette una pulce nell'orecchio e si aspetta che questa pulce produca degli effetti. Io ieri mi sono recato in studio a Milano, mi è anche costato, perché scocciante, per 20 minuti, calibrare tutto un pomeriggio per andare a Milano. Però ritengo di aver fatto un servizio, perché quando mai nel Palazzo del Sole 24 Ore si può dire che Hillary Clinton è una satanista? Dice, ma come fai a dire? Perché è iscritta alla Chiesa di Satana? Vattelo a vedere. Cioè, non dico che devi vedere le mail di Julian Assange che, dove c'è scritto che è satanista, dove si capisce che è una satanista, perché... Ecco, allora, poi ovviamente mi rendo conto che quando uno ti dice analista, sei un analista, uno deve scendere al suo livello, rispondere analfabeta, ma questo fa parte del gioco delle parti. E quindi io faccio ho concepito adesso due modi di andare in giro. Il primo tra di noi, cioè tra le persone più strette, perché il mio obiettivo è quello, insieme ad Alessandro e a tanti altri, di costruire qualcosa per lastricare le strade verso nuovi orizzonti. E quindi abbiamo un progetto di realizzare dei centri olistici, abbiamo necessità di fare qualcosa di importante, di significativo. Dobbiamo ritrovarci, dobbiamo guardarci in faccia, sappiamo già quello che dobbiamo fare. Cosa ne vengo a dire qui? A fare qualche battuta su ciò che ho visto al Sole 24 Ore, nell'ascensore? Nel Sole 24 Ore, all'ascensore, c'erano 8 piedi a terra, cioè 8 orme di piedi. Praticamente, secondo questi imbecilli del Sole 24 Ore, uno che entra nell'ascensore si deve mettere uno in un angolo, uno in una... No, ve lo giuro, l'ho fotografato, dopo lo posto. E io sono rimasto così. Dico, ma dove sono questi? Cioè, sono rimasti cretini come i tempi del Covid. Allora, è evidente che c'è tanto lavoro da fare, che bisogna rompere determinati schemi. Come si può fare? L'unico modo è andare verso gli altri. Quindi io vi invito adesso ad aprirvi. Io lo so che è faticoso e non bisogna andare, cioè io chiaramente non è che vi dico andate a dire ah te l'avevo detto io, cioè non è che uno quindi Simona Ventura dice ah guarda come è stato il vaccino, forte lei c'ha mezza faccia
cioè, è evidente che non dobbiamo andare certamente a fare questo, però è altrettanto evidente che questi personaggi pubblici che li hanno utilizzati per fare propaganda e con la V, per me V è V di Visidor, il film, vi ricordate, dei letti, facevano V di Visidor, facevano pubblicità, poi abbiamo visto adesso i risultati, quali sono? Sono sotto gli occhi di tutti, vanno in televisione e questa cosa noi la dobbiamo mettere con garbati modi nel rispetto di quello che magari è anche il dramma, una tragedia per lei e per tutti quelli che si sono vaccinati. Noi dobbiamo uscire dai nostri steccati. Noi non siamo i Novax, noi siamo stati i Novax, noi siamo persone e dobbiamo andare incontro a tutti gli altri. Dobbiamo aprirci perché la verità appartiene a tutti, è universale, come disse un grande maestro. Quindi se la verità è universale, non è solo di chi ha avuto ragione o di chi ha dimostrato di essere stato nel giusto, ma è anche di chi è stato nello sbagliato, perché chi ha sbagliato non sbaglierà la prossima volta. Questo è lo spirito che mi spinge ad andare alla zanzara. Lo spiego qui perché intendo farlo altre volte, intendo misurarmi con, anche perché mi sembra di vincere facile, la prossima volta lo aiuto pure un poco e dico guarda, che non è. Va bene, bando a questo, chiusa questa parentesi, veniamo agli aspetti più significativi e importanti che stanno rendendo molto peculiari i tempi in cui noi stiamo vivendo. C'è uno scenario di guerra all'orizzonte, uno scenario di guerra che è correlato alle questioni finanziarie, del sistema finanziario a cui faceva riferimento Nicole e che mi invitava a sviscerare brevemente. È molto difficile spiegare non solo come funziona il sistema finanziario, ma quello quantistico, la filosofia quantistica dietro un sistema finanziario nuovo, in poche battute, è molto difficile. Ci proverò. La cosa però importante da comprendere è che anche se la televisione vi dirà, perché vi dirà che sta per scoppiare una guerra, voi non dovete perdere di lucidità, non dovete perdere di equilibrio, non dovete avere paura. In questo senso l'intervento che seguirà il mio, quello di Alessandro, può essere fortemente indicativo di quello che deve essere lo stato d'animo con cui si affrontano delle situazioni che ci procurano angoscia, che ci possono indurre nell'errore di disperarci, di macerarci dentro, del dubbio, di mi sento male, no. Noi dobbiamo essere distaccati, come facevano gli storici, quando c'è una difficoltà, noi la dobbiamo abbracciare come se fosse una cosa positiva, perché questa difficoltà ci servirà, qui si sta abbassando, questa è la difficoltà, il microfono ce l'ha. Questa difficoltà può diventare qualcosa di molto positivo. Perché può diventare qualcosa di molto positivo? Perché io sogno, ad esempio, che non ci siano più cittadini imbufaliti che inseguono Speranza quando va a fare le presentazioni dei libri, ma che ci siano, che so, una bella gazzella che lo va a prendere a casa e lo porta in carcere. Perché chi si è mal comportato, chi ha servito questi piani malvagi, deve essere processato. Purtroppo l'unico modo per arrivare a questo, l'unica via, è quella militare. Non si riesce con la giustizia ordinaria a prendere, anche in America, quelle persone che fanno parte di apparati, nel specifico Speranza fa parte di una corrente della sinistra, no? La fabianesima, una corrente che è adusa a fare delle cose che non hanno grande, come dire, afflato umanistico. Però noi dobbiamo attenderci qualcosa di importante e di significativo, perché a livello militare, perché altrimenti non ci potrà essere, come dire, una non una dimostrazione, neanche un'esposizione, come dire, una stabilire che noi avevamo ragione e che gli altri avevano torto. Come si può fare? Solo attraverso un processo, una giustizia
che dimostra queste cose qui, e a livello pubblico e a livello politico ciò verrà riconosciuto, perché le persone che si sono mal comportate verranno punite. Questo non deve a noi accendere, no? Prendiamo la testa in giù, no, non deve essere questo lo spirito con cui noi dobbiamo approcciare a questi fenomeni. Questi fenomeni che ci saranno. L'Iran ha attaccato Israele con dei droni. Purtroppo Israele non ha reagito, perché hanno capito la trappola. L'Iran ha attaccato perché era una trappola per Israele e per l'elite di Davos. Perché se fosse scoppiata la guerra, sarebbe stata una guerra falsa. Una guerra i cui effetti che contano, i cui risvolti che contano, sarebbero stati sotto il totale controllo dei capelli bianchi. E quindi è il meno una nuova Norimberga e lo speranza della situazione che viene riconosciuto pubblicamente da un'autorità, da una magistratura, nello specifico militare, come colpevole di aver fatto dei crimini contro l'umanità, perché li ha fatti dei crimini contro l'umanità. Ma altre cose più significative e importanti si sarebbero potute ottenere e si potrebbero ottenere qualora facessero l'errore di allargare un conflitto che è già chiuso, perché non è un conflitto tra nazioni, non è come la seconda guerra mondiale dove gli italiani e i tedeschi si scagliarono contro i russi, operazione Barbarossa, perché quelli sono comunisti, noi siamo fascisti, e allora si innestano con le ideologie novecentesche dei conflitti, si innesta una guerra laterale, quindi popoli che si ammazzano tra di loro, che si scannano tra... Queste guerre sono le guerre che ci sono sempre state e sono le guerre della cabala, sono le guerre in cui noi facciamo la parte dei fessi. La tipologia di guerra che è in atto, perché i capelli bianchi, perché l'alleanza stanno facendo in modo che questa guerra prenda questa conformazione, è una guerra verticale. Cosa vuol dire verticale? Succedono cose che fanno in modo che il popolo si incazzi e non riconosca le istituzioni che imprigionano il popolo, che schiacciano il popolo, che impoveriscono il futuro del popolo. Guardate che questa è una cosa che succede pochissime volte nella storia. Può succedere quando ci sono grandi avvenimenti. Ad esempio, la guerra verticale per antonomasia fu quella che i populares, guidati da Giulio Cesare, portarono, così distruggendo la Repubblica la Repubblica del Senato, portarono per il fine di estendere i benefici che Roma stava acquisendo con le vittorie, con il progresso, con la civiltà che stava costruendo, estenderli anche alle persone del popolo, alle persone della suburra, del quartiere popolare di Roma, di cui Giulio Cesare era esponente. Perché noi adesso pensiamo che quello che noi viviamo non abbia avuto in passato le stesse dinamiche, ma in realtà sotto altre forme aveva le stesse dinamiche. Se noi qui, nel nord Italia, teodora padana, ma questo non è teodora, però tutto il nord Italia, abbiamo un benessere diffuso, abbiamo un'imprenditorialità diffusa, cosa che non c'è da altre parti, perché in Europa non c'è questo fenomeno, è perché qui si creò la logica delle terre si danno anche ai soldati che fanno le guerre. Perché noi lo diamo per scontato che l'imprenditoriale cresce nell'arco dei secoli. Come cresce? Cresce perché Roma aveva due partiti, gli optimati, il partito dell'elite, e il partito del popolo, il populares. C'era un equilibrio nella Repubblica, con alcune magistrature, cioè alcune istituzioni che venivano elette dal popolo, e che sono antesignane di ciò che poi diventerà il Parlamento. Ad esempio i tribuni
della plebe, erano delle persone che venivano elette per tutelare il popolo. Ma questi tribuni della plebe non avevano però il potere dei consoli, che erano le autorità, e quelli erano espressione del Senato, e nel Senato c'erano le famiglie più importanti di Roma, quelle di antica provenienza troiana o etrusca, e che avevano storia. E quindi voi capite che parliamo di una città che nasce nell'800 avanti Cristo, grosso modo, e nel 300, nel 200 avanti Cristo, quando c'era già iniziano le prime conflittualità tra populares, no? Vi ricordate Catilina, che fu un leader dei populares, che andò malissimo la sua battaglia perché usò la violenza. Cosa succede quindi? Succede che quello che noi adesso abbiamo, con cui noi abbiamo a che fare, è una riproposizione di quello schema. Perché quando Giulio Cesare vinse la guerra contro il Senato, contro l'elite di Pompeo, quando ci fu la guerra civile e Giulio Cesare vinse, beh, allora si può dire che le terre conquistate anche nel nord Italia, anche nella Repubblica, nella provincia cispadana, non fossero più divise tra le grandi famiglie che creavano enormi sconfitti, intere regioni erano, che so, dei Claudio, no? Dei Flavio, delle grandi famiglie. Ma si disse che quante legioni hanno vinto? 3 legioni, 6.000 soldati a legione, dividiamo e diamo le terre ai legionari. Perché quando uno fa il soldato, arriva a 40 anni, che cosa può fare? Il contadino si mette in proprio, è proprietario di un pezzo di terra e fa il contadino. A questa cosa è la base di ciò che noi siamo. Ed è la base di ciò che noi siamo, perché ci fu un conflitto verticale tra l'elite di Roma, i patrizi, il partito degli opprimati, e i populares. Giulio Cesare poi fu ucciso, perché chiaramente aveva preso una piega che faceva paura all'elite. Vi ricordate, no? A marzo, le di marzo, 15 di marzo, fu ucciso quella che adesso si chiama Largo Argentina a Roma, dice, posto dove fu ucciso Giulio Cesare. Ma poi non accadde nulla di diverso rispetto a che Giulio Cesare, perché arrivò a Viana Augusta, che fu anche peggio dal punto di vista dell'elite, e l'elite soffrì. Perché soffrì e fu schiacciata e nacque l'impero? Perché il popolo era consapevole, perché non era Giulio Cesare che contava, ma erano decine di migliaia di populares che non obbedivano più alle grandi famiglie. Quando uccisero Giulio Cesare, coloro che lo uccisero dovettero scappare da Roma, perché il popolo li voleva linciare. Certo, ci fu un grande discorso, no? Di quello che era Delfino di Giulio Cesare, però questo, il succo non è questo, il succo è che il popolo aveva una consapevolezza. La consapevolezza di ciò che era giusto e di ciò che era sbagliato, aveva la consapevolezza che se anche i cittadini romani non erano schiavi, nel senso che non erano sotto il dominus, che era il Signore, non erano, diciamo, del tutto privati di libertà, erano comunque sottomessi ad altri esseri umani, perché facevano la guerra, perché erano cittadini di Roma. Ma quando poi c'erano dei privilegi, questi privilegi erano per poche centinaia di persone e non per decine o centinaia di migliaia di persone. Questa cosa voi la dovete trasporre ai tempi nostri, perché è esattamente ciò che sta accadendo nel sistema finanziario. Perché nel sistema finanziario attuale ci sono due modi di intendere la via di uscita. Il sistema finanziario attuale è al collasso. Il sistema finanziario attuale è una bolla che sta per esplodere. Vuol dire che ci sarà un reset dei debiti, vuol dire che in base a ciò che si riconoscerà come valore nel successivo sistema e invece ciò che si abbatterà come valore nel successivo, si creeranno del futuro, le dinamiche del futuro, il benessere del futuro. Perché voi capite che se Klaus Schwab non fosse come in ospedale, morto o vivo non lo sappiamo, ma poco
rilevanza, perché quello che a noi interessa è il dato politico, cioè il frontman del Great Reset, del World Economic Forum, colui che voleva abbattere i debiti delle multinazionali, nei bilanci delle multinazionali, lasciandole il loro attivo, il loro potere, i loro beni, gli asset conquistati con i soldi creati a debito dal sistema finanziario da loro creato, quell'uomo lì adesso è in ospedale moribondo. Ma soprattutto il sistema delle banche centrali che aveva pensato di realizzare, di costruire le Central Bank Digital Currency, cioè un cambiamento concettuale di ciò che la moneta deve essere, quindi una non moneta, perché le CBDC non sono moneta, le CBDC sono un diritto che è sottoposto all'arbitrio delle banche centrali, quindi un non diritto, perché diritto è ciò che è a prescindere dalla volontà altrui di un altro, perché se è diritto, quello che dice la parola è diritto. Allora, nel momento in cui la banca centrale si riserva il diritto, perché nelle CBDC questo sarebbe successo, in funzione di un'emergenza del piffero, quale può essere, lo dico ad esempio, lo dico sempre perché mi fa ridere, le emorroidi dei Moncicci, no? La banca dice, c'è il problema delle emorroidi, e quindi magari milioni di persone, c'è il problema delle emorroidi dei Moncicci. Voi pensate che io stia scherzando, ma se la televisione va a dire una roba del genere, ci saranno milioni di persone che dicono, ma se scherziamo, ci sono le morroie del MCC, noi non è che possiamo più andare in pizzeria, ci sono le morroie, c'è la gente così, voi ridete, ma veramente così. Allora, questa cosa non si può più, non la possono più ottenere le elite di Klaus Schwab o Pompeo, no? Il nemico di Gino Cerno, questa cosa non la può più ottenere. Perché non la può più ottenere? Perché negli Stati Uniti d'America la Fed sono anni che è sotto il controllo del tesoro e non più dei banchieri, io davo mafiosi cazzari, perché Donald Trump e tutto il Make America Great Again, cioè gli esponenti politici repubblicani che hanno preso il sopravvento al congresso, al Parlamento americano, hanno detto chiaramente che non deve esserci nessuna possibilità che la banca americana faccia queste CBDC, perché sono profondamente prevaricanti il diritto, profondamente prevaricanti il popolo e la Costituzione americana. Ma vedi più, che per fare questo sistema delle CBDC bisogna controllare le compensazioni internazionali. E l'elite di Klaus Schwab, di Bill Gates e compagnia cantante, ha ampiamente dimostrato di non controllare questi meccanismi, perché Putin li ha mandati a spendere, hanno detto adesso ti mettiamo a posto Putin, e ma non l'hanno messo a posto, è lui che ha messo a posto l'oro, no? Non indugio sulla metafora che uso di solito perché l'avete ben chiara in mente, perché Putin ha vinto concettualmente la guerra sul sistema della globalizzazione, sul sistema finanziario. E la Cina non è più sotto il controllo loro. Vi ricordate 2 anni fa quando George Soros ce l'aveva a morte con Xi Jinping? Ah, Xi Jinping al dissenso, Xi Jinping di qua, Xi Jinping di là. Cosa è successo? Quanta acqua è passata sotto i ponti? La Cina si è messa a braccetto con Putin. Nel congresso comunista di 2 anni fa, un poco meno di 2 anni fa, il leader precedente, a Xi Jinping, che era Hu Jintao, gli hanno fatto fare una figura da bambino, no? Un pochino truculente, un po' con lui, tu fai Hu Jintao, io faccio Xi Jinping, allora fa la relazione Xi Jinping, sapete come vanno poi questi cinesi che hanno una faccia più espressiva, che sembrano tutti uguali, e tu dici ah carisma, questo è un po' uguale. Fa il suo comizio, quell'altro accanto sempre con la faccia così, con la carpetta rossa perché era pronto a intervenire, si siede Xi Jinping, il vicepresidente Hu Jintao, io siedo con Xi Jinping, arrivano 2 dei servizi segreti con gli occhiali da sole, la mascherina,
No, prego. E lo portano via davanti a 20.000 delegati del Partito dei Comunisti Venezuelani, da tutta la Cina, davanti a tutta la stampa occidentale, davanti ai giornalisti di Soros che erano tutti pronti, adesso vediamo qua, rimangono così i giornalisti occidentali che dicono che cazzo diciamo, e si vede Hu Jintao, il presidente che era sotto il controllo della... Ovviamente contestualmente Xi Jinping alla fine del congresso, i tre ministri che ci aveva dentro il governo, che erano vicini alla città, li fa fuori. Allora, questo cosa vuol dire? Che la Cina è stata concettualmente tolta al controllo della Cabala. Non mi venite a dire, ah ma io ho visto Shanghai, ah ma c'è nella regione che hanno iniziato a fare. Certo, perché la Cina fa 1,5 miliardi di persone. Ci sono delle città, delle regioni che sono sotto il controllo della Cabala. Shanghai è una città occidentale, Wuhan è una città occidentale, sono città sotto il loro controllo, il sindaco o comunque il potere comunista locale è magari sotto controllo loro della Cabala, ma non vuol dire questo che hanno sotto controllo della Cina. Putin aveva il problema che aveva l'opposizione, perché aveva dei nemici interni, degli avversari interni forti, Putin, li aveva. A Mosca il sindaco ce l'aveva contro perché foraggiavano, arrivavano a fiume. Chiaramente un politico del genere poi prende il sopravvento, no? A livello politico. Ci sono delle regioni tuttora, degli oblast russi, che sono contro Putin. Però il problema è che quando poi tu vai alle elezioni, devi contare i voti. E quello ha preso l'87-88%. Li ha asfaltati politicamente. Cioè loro, i media mainstream possono dire Navalny, ma Navalny è uno che non si è mai presentato alle urne, non ha mai preso un voto, se mi presento io a Mosca prendo più voti, può darsi. Allora, questo è Navalny. Ecco. Allora, la Cina non è sotto controllo, la Russia non è sotto controllo, l'America non è sotto controllo, quindi loro come le fanno le sibilisi? Le sibilisi non le fanno. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo rilassarci e dire vabbè abbiamo finito, ce ne freghiamo, andiamo a pesca. No, bisogna rilassarsi perché bisogna stare sempre in relax, ma vigili, attenti, senza mai abbassare la guardia. Perché dico questo? Io ho fatto anche un articolo la scorsa settimana su Scenari Economici, vi invito a leggerlo perché è un articolo trapeci inconsueto, così come è inconsueto che io vada alla Zanzara, perché io in questo articolo ho denunciato quelli che sono stati i piani della NATO per realizzare delle tecnologie per il controllo degli esseri umani in pace. Hanno realizzato dei software sfruttando la situazione di guerra, dove con dei droni e utilizzando tutti gli smartphone, quindi vuol dire telefoni cellulari, televisione, tutto quello che è elettronica, che c'è, che è esistente, hanno utilizzato dei software che da una piattaforma prendono il controllo di una nazione. Mandano dei droni e possono controllare quel territorio con una, come dire, con una pervasività che sembra fantascienza, ma non lo è. Non lo è. Microfocus, ad esempio, è un software che consente a un uomo di una piattaforma, insieme a Camera Balistica, un altro software, a un uomo con una piattaforma, con due computer, per capirci, potenti, consente, questi software gli consentono, di manovrare droni utilizzando tutti i telefoni, i milioni di telefoni che sono in Ucraina, tutti i dati di geolocalizzazione, tutto quello che succede, satelliti, satellità, viene tutto utilizzato, elaborato da questi software, quindi hanno una precisione, un controllo superiore a quella di chi ha un esercito di con le persone come se ci fossero la SS. E questa non è una cosa su cui noi possiamo fare spallucce, perché questo è un problema che abbiamo anche noi, perché noi siamo nella NATO, noi siamo dentro un mostro che si chiama NATO, che verrà buttato giù dagli americani, ma da cui noi non vogliamo uscire, noi, il deep state italiano non vuole uscire,
perché ci sono interessi, perché ci sono aziende come Finmeccanica, ad esempio, che hanno contratti, hanno giri di soldi, perché ci sono militari che hanno postazioni di potere, perché ci sono basi NATO che sono, hanno giri di soldi. Quindi la NATO, un'alleanza fatta contro il patto di Varsavia, che già nel 1989 non aveva più, 90, non aveva più senso. Qual è il senso? Il senso è il poter controllare noi. Ci vogliono controllare. Lasciate perdere che non ce l'hanno fatta fare che il 3-7, le CBDC, no? Ma noi dobbiamo essere come i populares di Roma. Noi non dobbiamo dire, ah cazzo, ha vinto Cesare, non c'è Cesare, c'è Ottaviano Augusto, ce ne possiamo fare, no. Noi dobbiamo essere vigili, noi dobbiamo essere attenti, noi dobbiamo seguire palmo a palmo ciò che succede, senza mai abbassare la guardia, perché ci dobbiamo salvare prima di tutto noi, ci dobbiamo aiutare noi, aiutati, che Dio ti aiuta. Questa deve essere la filosofia. Dico questo, benvenuto, per spiegare perché io ho voluto scrivere dei pezzi, degli articoli un pochino che turbano. Io non so che quello è un articolo, non ho fatto un post sul canale, perché non è un post. Io mi sono rivolto anche ad altri con quell'articolo, perché dovrebbe turbare anche chi si è vaccinato. Dovrebbe turbare anche i grandi imprenditori del Sole 24 Ore che stavano nel palazzo, perché quegli imprenditori non hanno capito il concetto. Questi sistemi, queste logiche, questa applicazione della robotica e dell'intelligenza artificiale non necessita degli imprenditori. Quindi i primi a fare fuori saranno loro, i generali, i magistrati. Questo è quello che loro non hanno capito. Loro pensano di essere intelligenti quando invece sono stupidi. Loro pensano di essere coloro che, quando sono pusillanimi. Loro pensano di essere coloro i quali hanno ben chiara la situazione, ma non hanno chiaro nulla. Io ho scritto quell'articolo per spiegare qual è il senso della guerra in Ucraina. Prima cosa, fare fuori Putin. Non ci sono riusciti. Seconda cosa, altrettanto importante, dimostrare al mondo che la NATO ha una sua forza, ha delle tecnologie, perché chiaramente le segreterie dei vari capi di governo nel mondo sanno quelle che sono le tecnologie che la NATO mette in campo, no? Quindi nel momento in cui, che so, diventa presidente del Consiglio Alessandro Sieni va a dire, secondo me dobbiamo fare i villaggi olistici, nel momento in cui c'è una possibilità di mandargli un drone piccolo così che arriva qui, che gli fa un arco e che se lo porta, allora Alessandro dice alt, mi sa che dice in teoria olistici non li possiamo fare perché non abbiamo il controllo della situazione. Non si tratta di essere codardi, ma questa cosa non si applica solo per lui, si applica per tutti. Allora che cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo alzare i livelli di guardia e spiegare a tutti che la NATO è un mostro sfuggito di mano, è un apparato che non è che lo voglio mostrificare, è un mostro, perché non risponde neanche più agli Stati Uniti, non risponde neanche chi ha più i soldi, gente che si è creata delle tecnologie e che può fare cose assurde. E concludo con l'ultimo esempio, il software Microfocus può guidare i droni per fare attentati. Allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i cretini alla David Parenzo vanno a dire alla radio o in televisione, c'è stata Al-Qaeda. Eh sì, perché c'è purtroppo lo stato canaglia della Corea del Nord che ci ha mandato un drone, ha utilizzato Al-Qaeda, è arrivato, e poi ricordiamoci che c'è un problema di tessuto sociale in difficoltà perché ci sono le marroni dei Cicci, che comunque sono, e quindi poi c'è stato l'attentato terroristico fatto da questi terroristi. No, chissà chi manovra questi droni e fanno questi attentati, no? Qui non si tratta di fare complottismo, è evidente, e se lo può fare qualcuno a un computer, basta che ha quel software, utilizza tutti i dati per manovrare un drone militare,
finisce la non è che finisce la democrazia, finisce la civiltà. E allora noi abbiamo vinto, ma siamo parte del problema, perché siamo occidentali e perché siamo corresponsabili di ogni cosa che noi non faremmo per denunciare che la NATO deve essere abbattuta. Non faremo, se noi non faremo appoggio a Donald Trump quando verrà eletto per uscire fuori dall'alleanza NATO, noi saremo dei coglioni. Questo è il momento per andare a preparare anche dei movimenti di opinione che dicano alle basi NATO che ci sono sparse sul territorio che non hanno più ragione di esistere in Italia. Quale ragione hanno le basi NATO di esistere se dall'America non arriveranno più soldi? Perché dobbiamo obbedire al presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, che ci dice che non dobbiamo obbedire, ma dobbiamo obbedire noi stessi? Nessuna. La motivazione è che c'è un apparato che invece vuole continuare a tenerci in schiavitù. Perché non era che noi non abbiamo mai obbedito al presidente americano, noi abbiamo obbedito perché volevano che noi obbedissimo. Non gli interessava niente che fosse George W. Bush, Adolf Hitler o il terrore provocato da Bin Laden, concetti inventati. Volevano che noi obbedissimo. E invece noi dobbiamo obbedire solo a noi stessi. E per farlo dobbiamo essere responsabili. Ora vi lascio a colui il quale lo considero un ispiratore di questa nuova filosofia che ci può portare verso una presa di consapevolezza di futuro. Colui che è per me la fotomodella. Lo so che adesso Nicole si arrabbia perché Nicole, pure lei è un ispiratore, c'è la foto. Però la mia fotomodella dell'anima è Alessandro, perché Alessandro è fonte di ispirazione per me. Quando mi vengono i fumi in testa dico, vabbè, Gianmarco farebbe così, ma Alessandro come farebbe? Ma forse è meglio che faccio come Alessandro. E allora in questo senso è una fonte di ispirazione. Quindi anche quando non capite ciò che Alessandro vuole dire, perché alle volte succede, perché poi lui, tu hai questa capacità, tu sei molto incapibile alle volte, diciamolo. Però non so, lui alle volte è incapibile, insomma questo dove. Allora, sappiate che voi non lo dovete capire con l'emisfero sinistro, quindi con la logica, con la razione, lo dovete percepire, intuire, sentire. Vi deve lasciare qualcosa, vi deve dare uno stato d'animo. Perché dico che è una fotomodella? Perché le fotomodelle hanno questa caratteristica. Loro portano avanti dei design, uno stile, dei colori, delle forme. Non è che voi, cioè, chi è che va girando, che so, per Verona, sfilando come una foto? Avete mai visto una che sfila, ad esempio, così, no? Oppure quando camminano così? Perché? Fanno così perché vogliono comunicare qualcosa, no? La donna nuda, militare, o fatto faccio vedere. Oppure queste cose tutte gialle, colorate, di plastica, delle cose assurde. Perché lo fanno? Perché vogliono ispirarvi qualcosa, no? Voi che la mattina aprite l'armadio, vedete il vostro armadio, vi fate ispirare al vostro stato d'animo e decidete, mi metto la gonna, mi metto il pantalone, mi metto questo, ma il nero è brutto, vi fate guidare da voi stessi e quindi vi vestite. Il primo atto che fate nel mondo è comunicare come vi volete, diciamo, il vestito che volete indossare. Ma questa cosa dipende da tutto ciò che vi succede durante la giornata e da ciò che vi ha colpito. È chiaro che una che va a vedere una sfilata e vede una che cammina, voglio vestirmi, ma adesso mi metto i pantaloni, mi metto magari con la cravatta, no? E quindi Alessandro è questo. Mi deve lasciare qualcosa nella testa e quindi lascio la parola, io ti chiamo a Claudia Schiffer. Grazie. Grazie, 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 grazie. E quindi continuiamo questa nostra chiacchierata. Buonasera a tutti. Dunque, io mi riallaccio subito a quello che stava dicendo Gianmarco riguardo al fatto che dobbiamo essere vigili. Nel senso che sicuramente è così,
ma non in quanto corriamo qualche rischio, ormai non più, bensì in quanto possiamo perdere la possibilità di capire esattamente che cosa sta accadendo nel mondo. Quindi la nostra vigilanza dovrebbe essere tesa in questa direzione, perché, come diciamo sempre, siamo in una guerra di informazione, una guerra digitale di informazione, e quindi, lo ripeto, pur non essendoci dei rischi per quello che è il mondo rispetto a quelli che ci potevano essere, perché i progetti per il mondo erano davvero molto pericolosi. Quindi pur avendo vinto questa cosa, il rischio, se si abbassa la guardia ora, è di non capire cosa sta arrivando. In positivo, da un lato, e di non capire che cosa è accaduto esattamente in negativo fino ad ora. Questo è molto importante, perché il mondo che sta arrivando, molto da vicino, molto vicino ormai, richiede che le persone abbiano coscienza di quello che è accaduto e sta accadendo. E questo è un fatto delicatissimo, è un fatto su cui si è giocata tutta la guerra di informazione. I capelli bianchi, cui accennava Gianmarco, l'alleanza, ha sempre lavorato per fare in modo di ottenere questo risultato. Lo ripeto qua, che le persone prendano coscienza di cosa è accaduto nel mondo finora. Perché non c'è altra strada per cambiarlo. Quindi, cosa vuol dire questo in parole povere? Che al di là di quello che possiamo dire io, lui, chi per noi qui, su questo posto dove siamo o su qualsiasi altro posto, ciò che conta davvero è quello che ognuno di voi potrà realizzare con la sua personalissima comprensione del mondo. Questo è l'obiettivo di tutto quello che è stato fatto finora. È chiaro che ci sono più livelli in questa guerra, uno dei più eclatanti è quello che state osservando, uno dei più evidenti, e cioè quale? Che nonostante si voglia una guerra mondiale, non la si ottiene. Osservate bene tutti gli eventi, lo scorrere degli eventi passati e confrontateli con le notizie presenti. Quindi osservate che nonostante i proclami che davano per restare nel breve termine, non andando tanto in là, perché potremmo fare anche questo, ma restiamo nel breve, nonostante i proclami che avete sentito tutti i 2 anni fa, con l'inizio dello scontro in Ucraina, che è un'operazione militare speciale da parte della Russia, e invito tutti a osservare che la Russia si può permettere di fare un'operazione militare speciale nel cuore dell'Europa, ci sarà pure un motivo o no. Comunque, nonostante i proclami, dicevo, che sono iniziati allora, non so se vi ricordate, ve ne ricordo solo uno, il più così classico, no? Iniziato questo scontro, voi avete letto su tutti i media, avete sentito dire da tutto il media mainstream, che la Russia nel giro di 15, massimo un mese, 15 giorni, massimo un mese, sarebbe stata piegata economicamente dalle sanzioni. Ve lo ricordate? Bene. Ora, osservate che cosa è accaduto invece. La Russia oggi non solo non è stata piegata economicamente, ma ha un PIL che da allora è cresciuto verticalmente. Ed è uno dei più alti e solidi del mondo. Quindi, cosa voglio dire con questo esempio, che è un esempio, che bisogna assolutamente cominciare a osservare che cosa realmente accade nei fatti. Perché la narrazione mediatica che muove la guerra di informazione spinge le persone a osservare un solo punto, che è quello di cui si parla oggi. Oggi intendo, cos'è oggi? Il 18 di aprile.
non si fa più menzione di quello che è stato detto il 18 aprile dell'anno scorso e non si fanno più confronti con quello che da allora è accaduto fino ad oggi, cioè cosa? L'esatto opposto di quello che era stato detto un anno fa. Questa è la guerra di informazione. Vi faccio un altro esempio. Il punto attuale del 18 aprile 2024 che cos'è? L'Iran che manda dei droni ad attaccare Israele. Questo è il punto attuale. Che cosa si vorrebbe far credere in questo caso? Che siamo vicini, come sempre, a un passo dalla guerra e dallo scontro globale. Io posso assicurarvi che questo non accadrà nel modo più assoluto, come non è mai accaduto da 8 anni a questa parte. Quello che è accaduto invece è che l'Iran ha, per così dire in modo metaforico, telefonato al mondo dicendo: signori, noi attaccheremo Israele con dei droni, cosa che ha fatto. E qual era lo scopo di questa faccenda? Far vedere al mondo che Israele oggi è solo. Israele è solo. Questi sono i fatti. Le persone è necessario che comincino a osservare i fatti. Vi invito a prendere coscienza che non è ancora accaduto nulla. Dalle prime ore dopo questo attacco, i media mainstream dicevano che ci sarebbe stato uno scontro. L'avete visto? No. Lo vedrete? No. Perché? Perché è tutto sotto controllo. Da quando? Da quando, per farla molto breve, Trump si è insediato alla presidenza degli Stati Uniti. Ora il discorso sarebbe enorme, perché è un discorso che coinvolge l'ambito dei servizi segreti militari e della geopolitica ad un certo tipo di livello. Però quello che poi conta in realtà, e lo ribadisco, è osservare i fatti. Quindi, un consiglio tecnico nella guerra di informazione, questo è ciò che si è voluto fare, si è voluto spingere le persone a capire, è necessario che si comincino a osservare i fatti che accadono oggi rispetto ai proclami dei media mainstream che sono stati fatti ieri, l'altro ieri, un mese fa, 5 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa. Perché altrimenti non si ha contezza del fatto che abbiamo davvero vinto. Altrimenti questo rimane uno slogan vuoto. Quindi le persone devono per forza di cose, ed è questa la vigilanza a cui ci stiamo riferendo, il fatto che dobbiamo essere vigili, devono per forza imparare a fare questo tipo di confronto. Altrimenti la sensazione qual è? La sensazione è quella che sta per succedere qualcosa di grave. E tanto ormai non si può più fare niente. Nella guerra di informazione questo è il primo tassello su cui si poggia tutto il resto. Il concetto cioè che tanto ormai non potete fare più niente. Questa è una menzogna, perché in realtà, altro esempio, facciamo vedere un altro esempio pratico, vi ricordate tutti quello che è accaduto 2-3 anni fa, benissimo, il progetto, penso che fosse evidente per tutti, invito tutti a osservare se questo progetto si è realizzato. Noi, se quel progetto si fosse stato realizzato e non si è realizzato semplicemente perché chi l'avrebbe voluto non ha più il potere di farlo, e vi invito a osservarlo, se quel progetto si fosse realizzato, noi questa sera probabilmente non eravamo qui, o se eravamo qui avremmo dovuto esserlo in modo clandestino, ancora una volta. Invece non è così. Quindi riflettete su queste cose, questa è la vigilanza, dobbiamo stare vigili su questo, perché se questa cosa non succede, cioè se voi, noi tutti, non prendiamo coscienza di come realmente si svolgono gli eventi in una guerra di informazione come quella in
viziato, abbiamo un problema. Il problema qual è? Il problema è che pur avendo vinto, le questioni rimangono ferme. Perché finché le persone non avranno chiaro tutto ciò, non potrà esserci un cambiamento radicale del mondo. Detto questo, perché l'argomento è enorme e il tempo lineare è quello che è, io mi fermo e vi chiedo di farmi continuare ancora 10 minuti, magari un quarto d'ora, a parlare con voi sulla scorta di qualche vostra domanda, di qualche vostra anche considerazione, anche se non è una domanda, di qualche vostro intervento, perché oltre al fatto che è il motivo per cui io e lui siamo qui, perché è fondamentale per voi. Non avete più necessità di stare seduti ad ascoltare qualcuno. Non è questo il mondo che sta arrivando. Il mondo che si sta producendo è un mondo nel quale ognuno di voi deve diventare protagonista. E deve avere la capacità di capire che ciò che dice conta e vale. Quindi basta questa cosa. Dei convegni, se non in questa ottica. Quindi sì, certo, chiaro, ma adesso tocca a voi. Quindi io non so se c'è un microfono anche per loro e chi vuole fare una domanda o una considerazione, cominci. Abbiamo un po' di... Sì, c'è anche lei, adesso arriva. Allora, partiamo da qui, intanto sì. Mi dite il nome? Luisa. Luisa. Sono molto interessata a questi centri olistici e qual è la nostra idea e qual è la nostra e come pensiamo territorialmente di poter impiantare una filosofia di vita di questo tipo. Sì, allora, perché il discorso dei centri olistici? Non tanto perché ci piace seguire quello che fa tendenza. Sapete che oggi fa tendenza, no? Siamo tutti ayurvedici, siamo tutti qui, siamo tutti là, siamo tutti spirituali, siamo tutti buddhistici. Non è questo. La questione qui invece è molto più vasta. L'idea è di creare dei centri, appunto, che significa dei punti sul territorio, okay, nei quali si dia la possibilità alle persone di occuparsi, attenzione, della propria salute in maniera appunto fruibile per tutti. Attenzione, perché qui il concetto di salute non riguarda soltanto e solo quella che noi possiamo chiamare disfunzione della salute, no? Problema di salute, eccetera. Ma la salute in questo caso ha un'accezione molto più ampia, che a 360 gradi riguarda sicuramente quello che concerne il corpo, ma riguarda anche e soprattutto lo spirito inteso come spirito, quindi non è che si può intendere in un altro modo, cioè quella parte di cui tutti siamo portatori che è più del corpo, integrando queste due cose, perché bisognerà cominciare a fare un lavoro di cultura, un lavoro che cambi la cultura che hanno voluto introdurre in maniera psicotica questi signori, che poi ormai, l'abbiamo capito, stanno facendo il loro corso. Quindi non occupiamoci di questo, occupiamoci di quello che possiamo fare da qui in poi, perché avremo e abbiamo già i mezzi per farlo. Quindi è una questione molto ampia, però in estrema sintesi, e lo ripeto, l'idea è di creare dei punti nei quali finalmente le persone possano intanto avere la possibilità tutte, indistintamente, di cominciare ad avere un approccio alla propria vita, in questo caso anche alla propria salute, che tenga conto di ciò che realmente sono come persone. Perché qui il punto, il nodo della questione in questo ambito, è che si considerare il problema delle persone senza considerare le persone, e questo non ha nessun senso. Gli effetti di ciò si vedono perché abbiamo gli ospedali pieni di malati cronici,
Quindi la questione, ripeto, è molto vasta. Avremo modo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Allora, quando io faccio una starnuto diretta, poi apro la chat di Telegram, di WhatsApp, e mi trovo una marea di suggerimenti su cosa devo fare. I fumi, i fiori di Bach, LA, c'è una marea. Cioè, tutte persone che mi vogliono un gran bene, però voi capite che io mi trovo alle volte in difficoltà, perché mi trovo 20 cure, ma io ho un solo male, che è il mio, quindi qualcuno devo scontare. Allora, perché dico questo? Perché io mi sono reso conto che c'è un problema di organizzare tutto un mondo. Il mondo di ciò che è considerato alternativo e che presto sarà la via maestra, sarà quello che faranno tutti. Perché mi sono accorto che c'è questa necessità? Anche perché mi sono accorto che c'è chi ha inquinato questo mondo. Perché così come è stato per la New Age, riguardo alla spiritualità, il sistema, attraverso magari cure omeopatiche o quant'altro, ha incistato nel tessuto di questo cosiddetto mondo alternativo dei buboni, delle cose che non sono sane. E allora cosa mi è venuto in testa? Mi è venuto in testa di organizzare il numero iniziale era 60 nel 2024, ma non si può. Di organizzare 144 centri olistici per l'Italia. Perché 144? Perché, non so perché, 12 per 12 mi piace e vivo 144, si copre tutta l'Italia, prima cosa. Seconda cosa, mi sono reso conto che sta arrivando un nuovo sistema finanziario con una liquidità enorme, ma una liquidità che non sarà in mano ai Rocci dell'Oxfeller o ai banchieri centrali, sarà in mano ad una nuova elite che nascerà, una elite che dovrà però avere un approccio diverso, perché il nuovo sistema finanziario, se uno fa progetti come quelli delle cure olistiche, ad esempio, energie, risonanze, tutte queste cose qui, il nuovo sistema finanziario spingerà questi progetti. Ci sono molti fondi per questi progetti. E poi mi sono reso conto che le cosiddette tecnologie fantascientifiche, che sono per alcuni seghe mentali, ad esempio i cosiddetti bad bad, sono una realtà che non poteva emergere, ma che potrà emergere. Io ho visto un lettino che fa vibrare a 10 alla meno 9 e ti mette a posto molti mali che tu hai. Se questo lettino potesse fare frequenze, vibrazioni alla 10 alla meno 49, no? Potrebbe accadere che uno che c'ha il tumore non c'è più. Perché con le energie, con le frequenze, a certi livelli succedono cose magiche, proprio magia. Crescono i denti, cose che dicevano, ma come? Sì, perché poi alla fine uno capisce che le cellule, che cosa sono? Sono informazioni biologiche, sono codici. Se uno riesce a hackerare questi codici, ti può fare morire prima, ti può fare morire dopo. Qualcuno l'ha chiamato vaccino mRNA, morire prima. Qualcuno, farti vivere 200 anni, l'ha chiamato MedBed. Ma alla fine che cos'è? Vuol dire che ogni singola cellula del tuo corpo prende una nuova informazione. Qual è il problema però della diffusione di queste tecnologie? Due problemi. Primo problema è che ci vuole consapevolezza. Perché queste tecnologie funzionano, ma tu devi avere una fede in queste cose. Devi essere un essere umano spiritualizzato.
perché se sei una bestia, tu metti un cane lì, non lo guarisci. Perché il cane, io gli voglio molto bene i cani, però il cane non è un essere altamente spiritualizzato. Avete mai visto un cane fare yoga? O pregare? No. I gatti magari qualcuno può pure, però i cani no. Fuori di metafora della battuta, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato con Alessandro e altri di mettere insieme un gruppo di persone che, ritrovandosi in un patrimonio che ci verrà riconosciuto da persone che hanno contribuito a creare il nuovo sistema finanziario, questo gruppo di persone, senza alcun scopo di lucro, ma solo al fine di diffondere queste tecnologie, formuli un piano per costruire, faccio per dire, a Verona, due centri olistici nella città e provincia. Questi centri olistici prevederanno tutta una serie di cose che vanno, che so, dalla naturopatia, dalla cromoterapia, musicoterapia, le frequenze, la stanza del sale, tutte queste cose che conducono per mano le persone a queste consapevolezze. Ovviamente, in ultimo, noi abbiamo anche l'ambizione di poter essere riconosciuti come coloro i quali hanno diritto di poter portare avanti da qui a un anno, due anni, queste potentissime tecnologie che ci consentiranno di fare cose inimmaginabili con la salute. Ma ovviamente ci vuole un approccio quantistico a queste cose. Dopo vi dirò, farò, prendendo a pretesto il sistema finanziario, una premessa. Abbiamo risposto? Quindi abbiamo un business plan, abbiamo un modello e abbiamo anche la volontà di aprirci a quanti vogliono integrare un modello, dopodiché questo modello verrà diffuso sul territorio. Quindi, che so, Giovanna Pussa, faccio per dire, al gruppo a Verona, andiamo da Giovanna Pussa e andiamo. A noi vogliamo fare un villaggio turistico, ci serve una struttura con 1.000-1.500 metri quadri, il giardino, e dobbiamo selezionare l'operatore Denchi, dobbiamo selezionare quello che pulisce le strade, il giardiniere, quello che cucina, quello che fa le tisane, quello che fa yoga, tutte queste cose. Faremo quindi una sorta di, come se fossimo, uso una metafora brutta, però prendete nel verso positivo, un po' come fa McDonald's, dove uno sa che va lì e sa già cosa trova. Tu vai a McDonald's, vuoi prendere un panino di merda, vai lì, lo trovi. Non è che vuoi trovare un panino a prosciutto, non lo trovi, trovi quello. Noi vogliamo fare la stessa identica cosa, cioè tu vai lì e sai già cosa trovi. Non puoi trovare qualcosa di diverso. Ovviamente facciamo tutto questo allo scopo di diffondere un sistema, un modello di vita, una filosofia di vita, e quindi sono coinvolti vari personaggi che sono in questa ottica. Questo è il progetto, dopo saremo più precisi nei prossimi mesi. Sì, aggiungerei una cosa che credo sia fondamentale. L'obiettivo di tutto questo lavoro, progetto, come dicevo, è la persona, l'essere umano, e soprattutto fare in modo che le persone non vengano più nei centri olistici. Questo è l'obiettivo finale di tutto il nostro lavoro, cioè noi ci proponiamo di fare in modo che le persone prendano coscienza di chi sono, di qual è il loro potere e del fatto che loro sono la cromocultura, non abbiamo, perché guardate che il passaggio verso cui stiamo andando non prevede tutto questo, prevede che le persone, gli esseri umani, esplicitino e usino il proprio potere, anche e soprattutto rispetto alla salute, che è salute del corpo, salute dell'anima, salute dello spirito, salute della mente. Se gli esseri umani riescono a rimpossessarsi di questa ricchezza, è evidente che il mondo non potrà più essere manipolato da nessuno, da nessuno. Questo è il nostro obiettivo finale, d'accordo? È solo un traghetto, un passaggio, una cosa che ha questo obiettivo. Ok? Bene.
scusa, posso perché sono, sono Silvia, io sono venuta qui perché ogni tanto vi sento così, mi piace anche sentirvi perché date molto buona, cioè, bella speranza e tutto, parlate di spiritualità eccetera, però più di una volta, anche stasera stessa, Gianmarco parla di militari come soluzione, diciamo, intermedia, per, come passaggio. Però io mi chiedo, la persona anche con un, mi ritengo abbastanza spirituale, che cosa c'entra il militare con la spiritualità? E poi, cioè, Gianmarco ha detto sì, noi non dobbiamo cadere nella violenza o nella rabbia, tutte queste cose qua, ma ci sono tante persone sagge che potrebbero benissimo essere giudici di tribunali popolari anziché militari, cioè di militari ne abbiamo piene le palle. Scusate. Allora, io a livello, come dire, se non dovessi usare la testa ma il cuore, sono perfettamente d'accordo con quello che tu hai detto. Io ho fatto un dibattito a Canale Italia dove mi sono scagliato contro il generale, quindi la mia posizione di cuore è la tua. Però noi siamo qui nella terza dimensione e dobbiamo capire come funziona bene questo mondo. Allora, questo mondo funziona con delle regole che vengono decise, che sono di diritto internazionale. Nel diritto internazionale, per poter fare fuori il potere dello Stato e delle banche centrali, che è un potere malvagio, perché lo Stato è un potere malvagio, sicuramente bisogna fare quello che stiamo facendo, perché la consapevolezza e la crescita spirituale di ogni singola persona è importantissima, ma dare delle mazzate a questo sistema che è mondiale è assolutamente necessario per rimuovere. E allora, una volta che uno ha compreso questo, deve comprendere l'altro passaggio. Per fare i villaggi o i centri olistici occorre una massa di soldi, 1 miliardo di euro, va bene, in Italia. Questo miliardo di euro, se circola nel sistema delle banche, viene bloccato. Non c'è neanche il problema della regione che ti manda, non si arriva a quel livello, perché la banca, perché le banche ti bloccano, questo non occorre, adesso è così. Tu vai e porti un piano che funziona, ti prendono male, succede quello. Io 12 anni fa volevo fare politica e volevo portare avanti una tecnologia per impedire che nel quartiere Tamburi di Bari l'IVA buttasse le polveri sottili. E avevo trovato un sistema meraviglioso. Mi occupo di finanza, avevo trovato pure i soldi. Questi sono i soldi. Questo è il sistema. Faccio politica, mi candido perché c'è un problema di politica giù quando vuoi fare queste cose, anche qua, ma giù non ne parliamo. Mi candido, fatemi fare il senatore, ho 40 anni. Il mio progetto è questo, voglio realizzare queste tecnologie, voglio risolvere il problema a Brindisi di questa cosa e a Taranto. Ma mi ha fatto sparire dalla partita. Non c'è nessuna possibilità di andare da nessuna parte. Se mi fossi presentato alla Beatrice Lorenzin, per dire, o ad altri esponenti che sono garbati, tutti che vanno a fare recita in televisione, perché recitano, perché quella politica è solo recita per loro, sì, lo capisco che è un po' bisogno, però è solo recita, però probabilmente sarei andato a fare lo scaldapoltrone alla Camera e non avrei però fatto quella roba lì. Allora, se tu hai capito questo, hai capito che per scassare il sistema finanziario ci sono un accordo tra nazioni. E l'accordo tra nazioni. In Italia, chi è che ha la forza di fare un accordo e di entrare nel sistema finanziario? Nessuno. Non si può fare questo. L'Europa è sotto il loro controllo. La NATO è una... Se io non è che ho scritto quegli articoli perché adesso voglio fare un po' pessimismo. Vi ho scritto questi articoli per farvi comprendere una parte della realtà che io ho ben presente e che, con cui bisogna fare i conti. Perché se tu vuoi scassare quegli apparati,
non puoi non capire che ci serve anche Trump, perché sennò come gli scassi, come la scassi la NATO. Se tu vuoi pulire il deep state italiano, occorre che ci sia una situazione, una contrapposizione in cui passa la logica. Italia, hai fatto la guerra alla Russia e hai fatto male, malissimo, perché la Russia ha sbagliato, hai sostenuto Israele, hai fatto male, hai perso la guerra, quindi vieni fatto fuori politicamente, quindi non comandi più, quindi tipo 45 si fa un nuovo sistema, nasce una nuova repubblica, un nuovo ordinamento, ci deve essere una svolta. Queste cose come si fanno senza militari? Norimberga che cos'era? Un tribunale militare? I tribunali popolari, certo, facciamo un tribunale popolare. E chi ci caga? Nessuno. Cioè, è bello dire facciamo un tribunale popolare. E quanto vale? Giuridicamente non vale niente nel nostro ordinamento. A livello del diritto internazionale vale meno di niente. Quindi è una bellissima cosa che tu hai detto, di cuore ti dico zero. Facciamo magari un tribunale con tutte le vittime da vaccino, chiamiamo scienziati tipo Montagnier e facciamo un tribunale, ma non vale niente. Anche perché dall'altra parte se non scassi il sistema finanziario e se non fai delle cose che svegliano le persone e che fanno vedere che tu ti stai organizzando per il nuovo mondo, non riesci a scatenare nessuna rivoluzione quantistica. Quindi, sono stato chiaro? Sì, sei stato chiaro e un'altra domanda che mi veniva da fare nel frattempo era chi è che paga questo militare, ma ho capito dai tuoi discorsi che, cioè, dal mio punto di vista, sì, diciamo che scegliamo il meno peggio. No. Luisa, sì, giusto? Sì. Ah, Silvia, scusa Silvia. Sì, allora io mi aggancio a quello che stavo dicendo, in effetti è così. Bisognerebbe anche chiarire che cosa intendiamo esattamente per militari. Allora, il discorso che stava facendo Gianmarco è abbastanza evidente per tutti, ma lo è evidente anche a un livello minore nelle nostre vite quotidiane. Noi sappiamo spesso di aver ragione, ma addirittura abbiamo ragione, come si dice, in punta di diritto. Cioè, noi sappiamo che ci sono degli abusi perpetrati da questo sistema nei nostri confronti, che violano le stesse leggi che questo stesso sistema pretende e dice che vanno rispettate. Lui le viola e noi quindi ci basiamo anche su quello e diciamo no, attenzione, perché le tue leggi dicono che tu hai fatto un abuso e quindi noi abbiamo ragione in punta di diritto addirittura. Quindi giuridicamente siamo ineccepibili. Benissimo. Questo nel piccolo come nel grande, quindi anche nei grandi sistemi funziona in questo modo, benissimo. Quindi noi andiamo avanti a un giudice, facciamo le nostre cose forti della legge, e cosa succede? Niente. Perché? Perché il potere esecutivo militare è dall'altra parte. Cioè se noi mandiamo a dire che vanno arrestati Speranza, piuttosto che tutte le persone che hanno purtroppo in maniera criminale fatto ciò che hanno fatto, e lo sappiamo tutti, ci sono le prove, non stiamo dicendo fandonie, dobbiamo dire che è così, benissimo, quindi siamo nella piena ragione, perfetto, perché non accade? Perché, lo ripeto, il potere esecutivo militare è di là. Questa è una cosa. Cioè il fare qualcosa passa da lì. È chiaro questo fatto. Guardate che funziona così da quando esiste il mondo e quindi dovremo anche chiarirci su questa cosa dei militari. Qui non si tratta di essere guerrafondai o militaristi, si tratta di aver chiaro che nella storia del mondo ci sono gruppi di persone, pensate solo per fare un esempio alla tradizione cavalleresca dei cavalieri che ha così caratterizzato il continente europeo, che hanno dato la vita, in certi casi, per difendere la verità e la giustizia. Questi sono con cui abbiamo a che fare, e non entro nel merito perché se lo facessi voi
chi si ferma qui a cena stasera se ne andrebbe a casa perché gli viene la nausea, non ha più fame, quindi non entro nel merito, ma abbiamo a che fare con dei criminali che fanno le cose che nemmeno quelle che... Allora, di fronte a certe situazioni, ci sono situazioni di fronte alle quali non può, per il momento, perché guardate che il mondo va verso una situazione diversa, ma in questo momento ci sono situazioni nelle quali, di fronte alle quali non si può in nessun altro modo fermare questa follia, questo delirio, se non con... Ora, i militari a cui noi ci riferiamo non sono dei pazzi scatenati che vanno in giro a fare le sparatorie, sono, ci riferiamo a quella frangia militare che non è quella che vediamo dall'altra parte per il momento, che è fatta di militari che agiscono secondo questi principi, di verità e di giustizia, in favore delle persone. E questi militari esistono da quando esiste il mondo. Si sono trasformati nel corso dei secoli, nella forma, ma non nella sostanza. E hanno sempre fatto ciò. La frangia di questi militari a cui ci stiamo riferendo sono quella frangia che ha sostenuto, non solo sostenuto, ma ha diretto tutto il lavoro della presidenza Trump. Trump è quello che ha, come dire, anche lì c'è un motivo perché lui e non un altro, perché questo ha un motivo chiaro, perché non poteva essere altrimenti, per tutta una serie di ragioni. Ma quello che intendo dire è che la sua presidenza è iniziata sotto l'ala protettrice dei militari, ma di questi militari, capite? Ora, può sembrare strano, ma per il momento si distinguono in due fasi, in due fasce. Ci sono i militari che in realtà sono mercenari, quindi sono degli assassini prezzolati, e ci sono invece quelli che sono di gran lunga più tecnologicamente avanzati oggi, più organizzati, più potenti, che invece stanno lavorando per il bene. La faccio molto breve, ci sono delle situazioni nella vita in cui lo scontro è necessario. Togliamoci questa idea di un mondo perfetto, meraviglioso, con i mini pony che girano, e tutte le... perché questo, vedete, è un concetto che si vuole far passare, il famoso attraverso il buonismo, no? Per fare l'esatto opposto, per soggiogare le persone a un sistema di potere. Nella vita, ce lo insegna la natura, ci sono dei momenti in cui è necessario lo scontro e non è mai fine a se stesso. Non è quello che noi vogliamo, ma dobbiamo prendere coscienza che nel mondo si muore, per esempio. E se non prendiamo coscienza del fatto che molte delle persone che muoiono nel mondo sono vittime di un sistema criminale, per fermare il quale è necessario un atto di forza, e non ne veniamo fuori, continueremo a pensare che il mondo si migliora mettendo la cappa da parati rosa, i fiorellini, i vasetti di fiori, i deodoranti ambientali con il pesce marcio sotto il tappeto. Capite? Quindi è un discorso enorme, però vorrei che fosse chiaro, Silvia, che primo, l'intento non è dello scontro a tutti i costi, l'intento non è quello di fare del militarismo o del bellicismo, l'intento è quello di aver finalmente compreso che nel mondo il potere esecutivo militare in questo momento dovrà passare a favore della protezione degli esseri umani, non contro gli esseri umani. E questi militari stanno già lavorando in questo senso, ci sono. Sono in mezzo a voi anche in questo momento, ovunque, d'accordo? Bene, se io ho un bambino che sta per essere ucciso da uno psicopatico, io non posso difendere questo bambino a parolacce o a buoni propositi. Oh, guardi, lei non uccida questo bambino, non faccia il brutto e il cattivo, perché il tempo di dirlo lo ha già fatto.
capite? Io lo devo fermare. Ma non per... non è una cosa fine a se stessa per il gusto di farlo. Perché ho chiaro che sto salvando un innocente. Chiaro? Fatto questo, non ho più bisogno di farlo. Capite? Silvia. Sì. Prego. Grazie, sono Antonio, volevo fare una domanda ricollegandomi al, diciamo, al motivo principale, penso, di questa sera del Quantum Financial System, relativo proprio a una cosa personale mia, ma credo che possa riguardare, anzi sicuramente, molti di quelli che sono qui questa sera, cioè in che modo l'avvento del Quantum Financial System, che avverrà, non voglio una data ovviamente, però in che modo questo potrebbe risolvere il problema che per esempio io ho, ma potrebbero averlo anche loro, cioè dei risparmi che vengono erosi quotidianamente, e con le normative europee che entro il 2030 vogliono fare praticamente crollare il valore delle case, dei risparmi degli italiani o degli investimenti in senso generale, anche magari nell'oro, per dire, in che modo l'avvento del Quantum Financial System può da mettere un'ancora di salvataggio, dare una speranza a chi, come magari, ha dei risparmi di tanti anni di lavoro che vengono lentamente erosi, e quindi cancellare proprio anni di lavoro. Antonio, so che è una domanda, però... Vai, comincio due minuti io, perché passo subito la parola a Gianmarco. Grazie. Questa è una cosa che... Però, ecco, io vorrei subito, Antonio, farti notare un fatto. Tu hai nel tuo discorso, che è perfettamente comprensibile, c'è stato un passaggio nel quale hai detto l'Europa vuole entro il 2030. Okay. Allora, signori, perdonate se insisto, mi alzo anche in piedi, guardate così, magari è meglio. Allora, l'Europa, allora non c'è già più attorno. Allora, vedete, anche qui dovremmo cominciare a avere chiaro un fatto. L'Europa non c'è mai stata. Tutta questa faccenda, questa bolla nella quale noi ci muoviamo, è un bluff. L'Europa, da un punto di vista giuridico, non esiste, perché non ha validità giuridica, perché è un insieme di trattati firmati, tra l'altro, da persone, per quanto riguarda il nostro paese, Italia, che non avevano nemmeno mandato dal governo di farlo. E comunque un insieme di trattati, cioè delle carte, senza un territorio. Ora, bisognerebbe prendersi un'ora per spiegare bene questa cosa, però almeno partiamo da qui. Perché è importante? Perché le persone altrimenti non riescono a comprendere per quale ragione non dovrebbero più dare mandato a questa roba qui, che è un bluff. Perché se questo bluff procede è semplicemente perché voi gli date mandato nel farlo. Ma è chiaro, e questo ci sta, che se non sapete che cos'è quella roba lì, siete convinti che sia una cosa e invece un'altra, e quindi vi sentite quasi in dovere di dargli mandato. Questa è una prima parentesi. Una seconda parentesi, adesso lascio subito davvero la parola, è che detto questo, che sarebbe una cosa che dovremmo approfondire, ma... l'Europa non esiste nemmeno per il semplice fatto che, oltre a essere un bluff, senza valenza di tipo giuridico, non ha più la possibilità di far presa sull'economia, sulla finanza e sui movimenti geopolitici del mondo, perché è fuori gioco. Fuori gioco perché? Perché si fonda su una, e qui arriva lui, ma ve lo accenno, su una moneta che sta sprofondando nel vuoto, che non è neanche una moneta, ma è appunto un... come diceva Gianmarco, la nostra moneta è ancora la lira, l'euro serve, vabbè, ve lo spiega meglio lui, è tutto un bluff questa roba. Ci sono i BRICS che stanno avanzando, nessuno ne parla, perché nessuno ne parla? È abbastanza evidente il motivo, perché parlare di questo significherebbe far capire alle persone che è finita. È finita. Ora dovete farlo voi questo sforzo,
andate a vedere che cosa sta succedendo nel mondo, perché se cercate di interpretare la realtà attraverso i media mainstream, che vi rammento sono il nostro principale nemico. L'esercito distruttivo, il più distruttivo oggi, sono i media mainstream. Fate attenzione, attraverso la guerra di informazione portata avanti dai media mainstream, la gente nei 2 o 3 anni passati e anche ora è morta. Non c'è da scherzare su questa cosa, bisogna cominciare a comprenderla. Quindi, adesso lascio la parola a lui, ma ho fatto una piccola premessa perché credo che sia importante. Dobbiamo cominciare a riflettere, ma soprattutto a informarci, a capire i motivi per i quali possiamo davvero dire che l'Europa continua ad andare avanti, perché è ovvio che lo faccia, ma non potrà più farlo per molto. È finita. Guardate che quando la questione in Ucraina verrà chiusa, e lo verrà, e lo sarà chiusa dai russi, l'Europa nel giro di pochi mesi sprofonda. Perché pensate che stiano pompando così per sostenere quello lì, quell'altro lì di là, no? Quello psicopatico ballerino lì, che non sa nemmeno parlare, che non è nulla se non una marionetta. Perché? Perché? Perché il nemico è la Russia? Perché? Perché, appunto, quando la Russia chiuderà il cerchio, da questo punto di vista, tutto questo bluff inizierà a essere evidente per tutti. E da lì ci sarà una concatenazione di eventi, proprio un effetto domino che interesserà la finanza, l'economia, la moneta, la cultura, i sistemi di potere, tutto. È finita. Questi sono terrorizzati. Non lasciatevi spaventare. Come diceva Gianmarco, piuttosto, siate presenti, siamo presenti, osserviamo con attenzione quello che accade, ma non spaventati, perché è finita. È finita. Vi lascio, ti rispondere su questo. Allora, voglio rispondere a una domanda, però vorrei, la comprendo come spunto per spiegare bene il QFS. Ma per spiegarlo bene occorre che voi capiate cos'è la moneta, come si è evoluta storicamente. Vi faccio una domanda. Chi di voi sa da che cosa discende la lira? L'etimologia di lira, qual è? Libera, c'è qualcuno che l'ha detto. Ecco, che cos'è la lira? La lira è una libra d'argento, perché nell'età carolingia si stabilisce che la moneta deve essere l'unità di misura di valore è una libra d'argento. Tu hai una libra d'argento, ha un valore, un certo valore. Allora, nel Medioevo funzionava così, per secoli ha funzionato così. Chi emetteva la moneta? Le persone. Perché le emettevano le persone? Perché uno andava con dell'oro, andava dal signore e dicevi coniami 3 fiorini, coniami 50 ducati d'argento, d'oro, a seconda di quello. Quindi automaticamente c'era un diritto di conio che veniva lasciato al signore, minimo, uno 0,5%, però automaticamente la moneta era un qualche cosa di fisico e non c'era un potere bancario, perché le banche non esistevano. Come nascono le banche? Qualcosa che noi diamo per scontato, no? Le banche devono esserci, non è vero. Le banche sono un fenomeno umano. Hanno avuto una nascita, uno sviluppo, un'evoluzione, hanno un declino, avranno una fine. Le banche sono prossime alla fine. Però per capire il QFS e come verrà la fine, dovete capire cosa è successo, come sono nate le banche. Le banche sono nate in Italia, dove nasce tutto, perché l'Italia è il paese più importante al mondo, anche oggi. Le banche sono nate perché il mercante, un mercante piccolo, aveva il problema di fare degli affari e andare in giro con dei sacchetti di monete che aveva fatto coniare lui, c'era il pericolo che qualcuno te ne rubasse. Qui dovevi essere forte. O avevi, che so, 10-15 cavalieri, la carrozza, e prendevi facendo un viaggio lungo costi, oppure andavi da un mercante grosso, forte, che aveva questa forza,
questa capacità. E dico, guarda, come devo fare? Sono a Verona, devo fare un affare per conto degli Scaligeri, c'ho 200 fiorini d'oro, devo però andare a Rotterdam. Come faccio a portarmi questi 200 fiorini? Non ti preoccupare, non c'è bisogno che ti do soldati. Che... Facciamo una cosa molto semplice. Si mettevano su un tavolo, una banca, perché banca deriva dal tavolo medievale, banca, si sedevano al tavolo e quello diceva, ti faccio una carta. Io, che mi chiamo Lorenzo Magnifico Medici, banchiere, ti do 300 fiori, pagare 300 fiorini a vista, rispondo io. Il mercante piccolo dava a Lorenzo dei Medici 300 fiorini, questo pezzo di carta nominale, questa lettera di credito, se lo metteva in tasca il mercante, se ne partiva da solo, tanto nessun bifolco bandito poteva dire che c'hai là, non sapeva neanche leggere. Quindi questo qua arrivava a Rotterdam, andava da un altro mercante grosso, amico di Lorenzo dei Medici, o un corrispondente o una, gli dava la lettera di credito, la nota di banca, banconota, e riceveva i 200 fiorini. 300 fiorini, quello che ho detto. Automaticamente con i 300 fiorini andava a comprare il cotone e faceva l'affare. E arrivava il carico di cotone a Verona per fare i vestiti e per andare a fare i mercati in tutta questa zona qua del Veneto. Funzionava così. L'economia, la finanza a supporto, la finanza è un'astrazione concettuale a supporto dell'economia. I banchieri però sono dei pezzi di merda. Furbi, perché il mercante piccolino andava, cosa devi fare? Devo andare a comprare una nave di cotone, ho 300 fiorini, ma quanto guadagni tu? Io lo guadagno 500 fiorini con questa qua, 500 fiorini, senti un po', ma se invece di fare con 300 fiorini, tu questo affare lo fai da 1000 fiorini, che succede? Quanto guadagni? Guadagno molto di più, invece di guadagnare, che so, 500 fiorini, ne guadagno altri 1500. Allora facciamo una cosa, il banchiere, tu lasciami questi 300 fiorini qua, non ti preoccupare, io ti faccio una lettera di credito per 1000 fiorini, quindi ti scrivo che tu, rispondo io, prendi questa lettera di credito, vai a Rotterdam, ti fai dare 1000 fiorini, fai l'affare più di 3 volte rispetto a quello che vai fare, e poi però mi dai dei soldi a me. Facciamo metà e metà, tu ci guadagni di più. Io ci guadagno senza fare niente, sfrutto con un pezzo di carta e siamo tutti felici e contenti. Cioè, io sono felice e contento, tu che sei il mio schiavetto, diventi mio schiavetto, sei felice e contento anche tu. Lo accettavano tutti così. Bene, una volta che hai capito questo, devi aver capito che il sistema da lì è partito in una serie di degenerazioni, perché questa moneta è stata per secoli e secoli successivi, la moneta di carta, una frazione di una cosa fisica, di un valore. Perché poi le banche hanno detto, vabbè, ma no, non è che dobbiamo avere per forza tutto l'oro. Basta che ne abbiamo una parte, possiamo scrivere un po' di più. Quindi creavano molta cartaccia e poco oro. Poi che cosa è successo? È successo che le banche si sono resi conto che era un problema, perché comandavano, ma non potevano comandare troppo. Perché non potevano comandare troppo? Perché chi emetteva la moneta continuava a essere chi aveva l'oro in deposito. Perché come funzionava? Io porto un quintale di oro, mi crei dollari, mi crei lire per l'equivalente di un quintale d'oro. E quindi cosa succede? Succede che scoppiano delle guerre nel Novecento per scassare questo sistema. Tra la prima e la seconda guerra mondiale, crisi del 29, dall'America, con l'appoggio dei regimi di destra, in primis quello il governo fascista, si toglie la clausola oro dalla finanza. Tutti i contratti in finanza avevano la clausola oro. Quindi io prestavo dei soldi a te e avevo però una clausola che tu dovevi restituirmi l'equivalente in oro. E questo è un problema per le banche,
perché le banche devono coprire un'eventuale richiesta in oro. E quindi cosa che succede? Che succede che nasce un leader politico in Germania che si chiama Adolf Hitler, che se la va a prendere con i maggiori depositari o depositanti l'oro nelle banche, gli ebrei, e se la va a prendere con tutti quei massoni che avevano enormi depositi ebrei. Enormi vuol dire, che so, 10 kg, 30 kg, un quintale, due quintali. E poi succede che Hitler perde la guerra, ma chi l'ha finanziato, Warburg, Rockefeller e Rothschild, spuntano gli accordi di Bretton Woods, lo sganciamento in tutto il mondo della moneta dall'oro. Quindi la moneta può nascere senza oro, con il meccanismo del dollaro, che rimane l'unica moneta agganciata all'oro, e tutte le monete del sistema per le compensazioni, perché ci sono delle compensazioni tra banche che devono essere fatte per i grossi traffici, perché ci vuole uno standard di valore, no? Altrimenti la banca si mette a creare monete e se ne forma. Ci vuole un ancoraggio che vale per tutti. L'unico ancoraggio che vale, dopo Bretton Woods 44, è il dollaro. Moneta, che è un prodotto privato di una banca privata che si chiama Sette, che nel 71, per decisione di Nixon, viene sganciato l'oro, il dollaro dall'oro, quindi che cosa succede? Che la moneta diventa carta, diventa astrazione. Non ha più vincoli un banchiere. Un banchiere crea denaro dal nulla. Per creare denaro dal nulla ha bisogno che qualcuno faccia credito. Ha bisogno dei fessi, tutti noi, che usiamo la carta di credito. Cosa vuol dire carta di credito? Vuol dire che tu vai là, esci da poi, passi la carta di credito, crei moneta. Dopodiché tu ottemperi al tuo onere perché ti arriva dal debito il conto corrente, ma la moneta non viene distrutta, rimane come valore nel sistema. Rimangono i soldi perché circola, no, la moneta creata. E quindi succede che i banchieri, poiché la gente non capisce un cazzo e i politici non capiscono meno di un cazzo, i banchieri diventano proprietari di una moneta che hanno creato dal nulla. Una moneta che nasce mettendo in debito tutti gli altri, rendendo tutti gli altri debitori. Allora, se tu hai capito questo concetto, hai capito che il sistema attuale non è che è nato così sic et simpliciter, ma per chi l'ha fatto nascere, ha ragionato in geopolitica, ha ragionato nel lungo periodo per esercitare un potere sul mondo. Perché tu lo capisci che se tu crei enormi masse monetarie in questo modo, cosa devi fare? Le devi concentrare in aziende che sono comunque delle eccellenze, tipo che so, la Microsoft, la Mercedes, la Siemens, la Nestlé, cercando di ammazzare i piccoli, perché so, ci sono delle aziende a Verona, delle PMI da 10 milioni di fatturato, te le vai a comprare con 12 milioni in mano la multinazionale. Crei questo processo di accentramento e crei 500 multinazionali, le 500 Standard & Poor's, che oggi hanno praticamente, grazie ai fondi di investimento che la controllano, il 40% della ricchezza del mondo. Ma come hanno questo 40% della ricchezza del mondo? L'hanno prodotto loro? No! Hanno un bilancio in cui da una parte ci sono i debiti che loro hanno col sistema e dall'altra parte, lo stato patrimoniale, c'hanno quello che si sono comprati grazie a questo meccanismo che loro avevano. E chi gestisce il sistema, che cosa pensava di fare? Di metterlo in equilibrio, mettendo tutti i popoli sotto, creando la resilienza, creando il decennio di pandemie, di guerre, l'allarme climatico, le puttanate dell'oro, e creavano queste cose e automaticamente la gente diceva, eh beh, c'è la pandemia, hai 20.000 euro, adesso ne hai 10. Eh beh, le cose vanno male, il mondo deve avere le CBDC, perché è un mondo più, così combattiamo l'evasione, così basta questi sprechi dell'acqua che siamo senza acqua, cioè praticamente il dominio dei cretini, dei servi del sistema che obbedivano, no? Come si arrivava a questo, con tutto un percorso guidato a punti, no? Una dose, come per i biscotti che prendi i punti e hai la tazza, no?
una dose, due dosi, arrivi a quattro dosi la tazza. Poi dopo, però, credi all'allarme climatico, altri punti. Credi, hai tutti questi punti. Alla fine hai un sistema di Green Pass che ti consente di avere, perché sei un imbecille, non crei problemi al sistema, va bene, puoi vivere. Se sei uno che crea problemi, non, questo era il loro piano, ma un piano che si aveva come presupposto che lascio l'attivo nelle multinazionali, il passivo, i debiti li azzero, faccio un great reset, una moratoria dei debiti, e tutti quelli che hanno soldi nei conto correnti, tanto hanno soldi che sono emersi a debito, perché il sistema non hanno fisicità i soldi. Cosa succede a questi? Me li inculo, perché trovo il modo come fare per togliergli i soldi dal conto corrente, creo le CBDC che di fatto gliel'ho tolti, lui non c'ha niente, c'ha qualcosa se la banca centrale gli dice che lo può fare, gli programma che lui può spendere, se lui non può spendere, non spende. Se lui vuole andare in vacanza e può usare la macchina, se il sistema non ha l'equilibrio, non deve facciamo andare. Non occorre neanche fare lockdown, semplice. Ti interdico la capacità di fare transazioni perché ti blocco la tua vita economica, tu, questo è il loro piano. Tu capisci che una volta che hai capito il piano, devi anche cercare di fare un po' come il falco l'aquila, guardare tutto dall'alto e non pensare solo al tuo piccolo problema di hai 100.000 euro e non li vuoi perdere, perché vedere solo il tuo piccolo problema è il motivo per cui si è creato il problema di questa situazione qua, quindi questo lo dico per te. Quel problema là è stato risolto in che modo? Il problema tuo e di tutti in realtà è stato risolto perché il sistema finanziario nascerà dopo un tavolo militare, mi dispiace che la sigla sia andata via perché così, nasce sì, su un tavolo militare che stabilisce che l'oro, tutto l'oro del mondo, che è tanto, che è molto di più di quello che in realtà viene detto ufficialmente, perché loro non hanno interesse che ci sia, perché ti devono dire che non si può fare il sistema finanziario con loro, non lo possiamo fare, perché non c'è abbastanza, gli imbecilli dicono questo, ma al massimo alzi il valore loro, perché deve valere 70.000 euro? Fai valere 700.000 euro e c'è assolutamente tutto l'oro del mondo. Questo per farvi capire quanto sono dementi anche gli ingegneri che fanno tutti questi sistemi alternativi, perché no, l'oro, non c'è abbastanza oro nel mondo, ma quanto sei cretino. Il sistema finanziario, cioè è una convenzione l'oro, no? Da fisicità, serve a bloccare le mani, come non c'è abbastanza? Basta che si alza le mani, vuole che c'è abbastanza oro. Chiusa la parentesi. Posso aggiungere, come quell'ingegnere che sta facendo una strada, no? E gli vanno a dire che non può più farla, perché sono finiti i chilometri. I chilometri, quindi non possiamo più andare avanti, sono finiti. Allora, come verranno salvati i conti correnti? Perché si fa il contrario del Great Reset. Come si fa il contrario del Great Reset? Innanzitutto a caso Schwab si dà del midazolam, come hanno fatto a mio padre, e lo si intuba. Questo bisogna fare. È molto semplice, quello che hanno fatto il mio padre lo devono fare a Klaus Schwab, la prima cosa. Dopo che è stato fatto questo, si fa un reset in cui tutti i soldi creati a debito e che sono nelle multinazionali fonte di linee di credito o di derivati farlocchi che a copertura di questi crediti che sono stati dati, gli si esige alle multinazionali il rientro, perché altrimenti la banca fallisce, dice ma questi non possono rientrare, e beh, facciamo fallire le banche, le multinazionali hanno fatto i porci e comodi loro, conseguentemente falliranno le banche e le multinazionali, e alle persone che hanno lavorato, agli uomini i populares, i discendenti dei populares, dei regionali romani, che l'elite si voleva inculare, facciamo in modo che tutto l'oro del mondo glielo diamo
a copertura innanzitutto dei soldi che loro si sono guadagnati e che ce l'hanno sul conto corrente delle banche, primo. In secondo luogo, gliene diamo di più, perché si può fare questa cosa qua. La gente non deve più preoccuparsi dei soldi, perché i soldi sono una minchiata, sono un'energia del demonio. Noi non abbiamo un problema della ricchezza, abbiamo capacità produttive enormi, abbiamo capacità di produrre energia enorme. Cioè, i media mainstream vogliono inculcarci nel cervello che abbiamo il problema dell'acqua nel mondo, che tu non basta vedere la terra che è azzurra, è piena d'acqua e noi abbiamo il problema dell'acqua. No, ma l'acqua sta finendo. Sorta di cazzone, è un sistema chiuso, cosa se ne va su Marte l'acqua, via, e sta sempre là, cambia stato, quindi l'acqua non può finire. Però noi abbiamo i media mainstream che ci spiegano che l'acqua sta per finire, che c'è la siccità, che abbiamo un problema, che il mondo purtroppo sta per finire là, abbiamo consumato tutto, noi consumiamo, io non consumo niente, perché quello che bevo... Cioè, quindi voglio dire, lo trasformo, ne faccio aranciata. Ci ho detto, quindi non devi preoccuparti, perché i soldi che tu ti sei guadagnato, il sistema finanziario nuovo, te li riconoscerà con dei premi, primo. Secondo, il sistema finanziario farà meno delle banche, delle intermediazioni finanziarie, e ritorneremo come concetto al Medioevo. Che cosa vuol dire che ritorneremo come concetto al Medioevo? Vuol dire che se tu hai un chilo d'oro o 10 grammi d'oro, un lingottino minimino, puoi emettere moneta. La blocchi e il sistema finanziario ti crea moneta digitale in funzione dell'oro che tu hai depositato. Lo puoi fare in un'azienda, lo può fare un privato, com'era nel Medioevo. Vuol dire moneta a credito, vuol dire che quel valore finanziario non è frutto di un debito, di una strisciata di carta di credito che poi noi ottemperiamo, ma la moneta rimane perché la banca lo sa che ha creato la moneta, ma è un qualche cosa che è coperto, che è garantito. E quindi si creeranno le condizioni in questo modo per togliere il potere ai banchieri centrali, per togliere il potere alle banche, per creare un sistema senza la banca, perché non c'è più quello, la banca diventa un sistema finanziario unico, oggettivo, che vale per un cinese, per un coreano, per un italiano, per un filippino, per tutti. Un sistema che vale come di una regola decisa a un tavolo militare, in realtà si chiama CESAR l'accordo, perché l'accordo c'è già, ma è un accordo chiaramente che non si è potuto attuare, perché tu puoi fare tutti i trattati che vuoi, devi avere il potere politico. Se tu hai Kennedy che te lo fanno fuori, parlo di John Fitzgerald Kennedy nel 63, è chiaro che tu puoi, CESAR rimane lettera morta, rimane una barzelletta, perché il potere ce l'hanno le banche centrali, questi non avevano nessuna voglia di fare quel genere di rivoluzione. E questa per noi è la cosa più importante, perché senza il sistema finanziario che ci blocca, non è che noi facciamo i centri olistici, facciamo di più e meglio. Ci sono delle tecnologie, ad esempio, per produrre energia dall'acqua. C'è una macchina, che so, più piccolo di quel tavolo lì, lo metti su un peschereccio o su uno yacht, prende l'acqua del mare, ti dà l'energia a tutto lo yacht o al peschereccio, anche al posto del gasolio per far camminare. Questa qua è una cosa che non si può fare, perché i padroni del sistema finanziario, quelli che chiamiamo con proprietà di linguaggio assoluto, come ha spiegato a Crociani, e infatti non mi prendo, mafiosi, non te lo fa fare, perché se tu vai a portare una roba che ti destruttura l'ordine di funzionamento del mondo, qual è quella roba là, che intacca quelli che sono gli interessi petroliferi, cioè, il sistema di inserzione te la blocca, e se non ti stai zitto, tu vieni sbloccato, nel senso che ti buttano dalla finestra, perché funzionava così il sistema, ve lo dice uno che a 40 anni non l'aveva ancora capito e pensava che bastasse
fare una bella campagna elettorale, spiegare le cose, trovare i soldi per andare dall'azienda e riuscire a fare in modo che non si morisse di cancro a 50 anni a Taranto perché c'erano queste indici. Quindi lo dice un coglione, comunque 10 anni fa era veramente un coglione, faceva politica. Sono stato chiaro? Ho risolto? Bene. Mi chiamo Joseph e vi seguo da parecchio tempo, soprattutto Gianmarco Landi, che lo seguo dai tempi in cui faceva le conferenze con Luca Labella. E la mia domanda è attinente a quello che hai detto nell'ultimo tuo intervento, Gianmarco, e riguarda Nesara Gesara. Ora, tu hai affermato in alcune tue conferenze che ci sono migliaia di tonnellate di oro sottratte da Hitler e comunque da altri despoti nel corso della storia e che sono state occultate in grotte in vari paesi sparsi nel mondo. E una volta che verranno recuperate tutte queste migliaia di tonnellate, poi ci sarà una redistribuzione, se non ho capito male, per tutta l'umanità in pratica. Per cui non sussisteranno più quelle condizioni sociali precarie che ci sono adesso, dove c'è gente che muore dalla fame, ok? E invece c'è un'elite di pochi eletti. Sì, ma è la domanda. Ecco, la domanda è la seguente. Nesara e Gesara, che doveva essere attuata ancora negli anni 60 da Kennedy, che poi è stato eliminato principalmente per questo motivo, dalla CIA, ok? Bene. Quando è che verrà attuata? Quando ci sarà una maggiore consapevolezza spirituale, economica, filosofica, sociale da parte dell'umanità, oppure quando ci sarà, diciamo, quando ci saranno i militari... Interrompo, ho capito la domanda. Allora, come viene dato l'oro? L'ho spiegato a lui, perché l'oro non è che prendono le soldi. Ci sono 20.000 tonnellate nelle Filippine, non è che prendono le tonnellate, dico quanto tocca a lui? Mezzo chilo. Bene, prendete mezzo chilo, DHL non verrà così. Come avverrà questo sistema? Avverrà con una logica finanziaria. Si crea dell'oro, si creano dei certificati di deposito d'oro, si ancora della moneta all'oro. Quindi si crea, che so, per gli italiani, quanti sono? 60 milioni. Si creano 5 trilioni di euro, ancorati all'oro. 5 trilioni diviso 60 milioni. Gli dai l'acconto sul sistema QFS, hai risolto. Ma tu pensi che... Tu hai diritto al sistema, a quel valore a cui corrisponde una quantità fisica di oro che tu hai, perché c'è nel pianeta, non c'è da 2000 anni, perché qui c'è oro. Oro in questo pianeta ha miliardi di anni e le civiltà, ci sono anche civiltà di cui noi non sappiamo nulla, ma c'è l'oro. Se tu vai a Baghdad, vedi quantità sotto le tunnel, quantità enormi di oro. Il Vaticano aveva quantità enormi di oro. Quindi non devi dire, ma la Banca d'Italia c'ha 2.500, quelle sono sciocchezze, sono decine e decine e decine di migliaia, anche centinaia di migliaia di tonnellate di oro nel pianeta. Quindi il sistema si può realizzare perché è logico. Poi è un sistema quantistico che lo governerà, perché il sistema ti dice, io per fare in modo che il paese Italia sviluppi tutto il potenziale che ha a livello di intelligenza, di aziende, eccetera, per il loro benessere e per l'interesse del mondo, quanti soldi devo dare agli italiani? Perché noi prenderemo più soldi degli altri, ma non perché ce li meritiamo, ma perché l'intelligenza artificiale fa delle valutazioni che se tu riempi il nord Italia di soldi, ripartono concetti del passato, si creano innovazioni, queste innovazioni l'Italia ispira il mondo. E quindi una cosa che la crei qua, dopo si sposta in Russia, in Germania, in Francia, in Giappone, questa è la logica. Quindi, non so se ho risposto alla tua domanda, il sistema finanziario si attua in questo modo
e Gesara deve essere applicato con l'unica maniera possibile, è un trattato internazionale che si rende esecutivo, perché i governi lo mandano avanti e poiché ci sa, c'è una regia di cui ha detto Alessandro prima, militare, si è creata prima tutta l'infrastruttura Starlink, si creano le infrastrutture che servono per far funzionare il sistema, si creano le condizioni politiche, perché devi creare le condizioni politiche per arrivare al punto che il re del Regno Unito non si sa se è morto che è vivo, per arrivare al punto che Glashfab bisogna ficcargli un tubo in gola, cioè tutte queste cose si devono realizzare e si realizzano perché il sistema viene scassato. Non è che tu dici, cioè Bill Gates ci vuole vaccinare, parlo del 2020, uccidiamolo. Cosa risolvi? Niente. Devi scassare il sistema. Quindi ci sono tutte le condizioni per arrivare che c'è un accordo di Gesara, si rende esecutiva questa cosa, perché le banche crollano, perché le multinazionali non hanno più potere, perché l'elite della globalizzazione è andata in disgrazia, perché tutte le figure simboliche del vecchio mondo stanno cascando e sono cascate, e allora può esserci Gesara, può esserci il sistema finanziario quantistico, può esserci la rivalutazione monetaria nel modo di cui ti ho spiegato. Quanto tempo ci sarà? Secondo me, per la redemption, che è la condizione fondamentale per dare la proprietà del denaro e fare dell'oro e far emergere l'oro, poche settimane, forse pochi giorni per la redemption. Forse la fanno anche stanotte. Non sto dicendo che... Io pensavo la facessero il 17, perché... Ecco, però è imminente. Cioè, ci sono degli uffici che lavorano, collegati a dei militari, a dei capelli bianchi. Quindi questo è una cosa che è imminente. Poi ci deve essere questa cosa di cui vi ho detto, che non è una cosa elaborata, perché è una convenzione. Ci sarà un crollo delle banche? Probabilmente ci sarà un crollo delle banche. Ci saranno dei disagi sulle su chi hai? Secondo me ci saranno dei disagi. Quindi voi non perderete. Però se c'è una banca che magari finisce male, voi per un po' di tempo insomma, non li vedete. Perché là ce l'avete su una scrittura. Quindi perché io dico mettetevi sul sicuro, compratevi l'oro? Perché? Innanzitutto perché tutte le persone che hanno fatto questa cosa sul mio suggerimento mi vogliono un gran bene, gliel'ho fatto comprare a 52, 53, è arrivato a 71, non ho avuto un euro di loro, l'ho fatto solo io. Fai questo, che voi capite che quella è l'unica cosa sicura, perché se tu hai 50.000 euro e la banca te li blocca, se tu hai 750 grammi di oro, hai oro, hai la moneta di Dio. Quindi io le persone ti vogliono, infatti, ma io lo so che è così, che le persone poi la credibilità uno se la conquista perché dice una cosa, non ci crede nessuno, è strampalata, ma poi ha ragione. Quindi anche chi ti ha preso per il culo fino al giorno prima, poi succede che ti invita in trasmissione e dici no, ma tu adesso vieni in trasmissione, che ti facciamo parlare, ti diamo in testa perché ti dobbiamo dare in testa, però tu parli, qualcosa la dici, la goccia, la pulce nell'orecchio di qualcuno la metti, questo è quello che sta succedendo, che abbiamo vinto noi, questo non vuol dire che adesso io alzo la coppa, abbiamo vinto noi, succede che stanno succedendo tutta una serie di cose buone, molto buone, quindi noi dobbiamo essere positivi, contenti, centrati, lucidi e dobbiamo fare un'altra domanda perché dobbiamo farla. Sì, aggiungo un'ultima cosa. Quindi, qui la questione è la proprietà. Cioè la moneta in arrivo è moneta di proprietà. Capite la differenza? È tua proprietà. Bravo. E quando tu hai dell'oro, dell'argento, metallo fisico, è di tua proprietà. Attenzione, perché questo è un fatto molto importante. Tenete conto che gli Stati Uniti da 26 mesi ad oggi stanno acquistando 250 tonnellate di argento al giorno. Il tesoro, perché? Argento,
perché sì, perché il dollaro, il silver dollar, il prossimo, la prossima moneta lì, sarà ancorata loro all'argento, al peso dell'argento, insomma. I BRICS sono già in peso aureo, hanno già una moneta di scambio commerciale ancorata a loro. Sì, ma però in peso aureo alla fine, cioè quello è il punto di riferimento, d'accordo? Quindi la questione qui è proprio la proprietà del valore, è tuo, è mio, è suo, di ognuno. Noi abbiamo la proprietà, capite che è il rovesciamento completo della civilissima, è proprio l'opposto, l'esatto opposto. Va bene, andiamo avanti, se c'è qualche domanda. C'è uno, due. Prova a lanciarlo, se lo prendi. Buonasera, Panni da Treviso. In un'ottica di prosperità, nel quale appunto avete descritto, come vedete il cambiamento della società nei prossimi anni? Quindi come cambia la scuola, come cambia il lavoro, come cambia la sanità, come cambia la politica? Grazie. Vanni, allora, molto semplicemente in estrema sintesi, cambierà nella misura in cui al centro di tutte queste questioni ci sarà di nuovo l'essere umano e le persone, le loro necessità, i loro sogni, i loro bisogni, le loro aspirazioni, quindi la scuola, la sanità, la politica, guardate che la politica, grazie, facciamo un cambio, sì. La politica è già morta da molti anni, quindi non è una questione di politica, qui non si fa politica, non c'è più la politica, è solo un palcoscenico, d'accordo? Quindi ci sarà di nuovo, lo sto dicendo in sintesi, il ritorno al centro di tutto, di te, di me, di lui, di ognuno di noi. Anche qui il rovesciamento completo, ok? È un discorso lungo come sarà tutto questo, però in sintesi ci sarà questo proprio rinascimento. Quindi un nuovo umanesimo. Ecco, se vuoi dire un nuovo umanesimo. Allora, voglio rispondere a questa domanda con due battute. La parte migliore dell'umanesimo e la sua coda sono quei filosofi visti malissimo anche oggi. Quello che cito spesso è Giordano Bruno. Quella è la parte più... Allora, c'è un modo diverso di intendere l'umanesimo in Giordano Bruno e nei neoplatonici. Il modo diverso è che l'uomo non è solo misura e metodo di tutte le cose, come nell'umanesimo tradizionale, come nell'umanesimo di Leonardo da Vinci, no? L'uomo vitruviano, l'uomo è metro e misura di tutto. Nell'umanesimo che verrà, che fu anticipato da Giordano Bruno, motivo per cui è stato visto malissimo ed è stato poi fatto fuori, l'uomo non è solo misura e metro, l'uomo è creatore di tutte le cose, ha la consapevolezza di creare le cose. Perché succederà questo? Perché la fisica quantistica arriverà a influenzare il processo finanziario. In realtà tutti i processi, anche quello medico, diventeranno quantistici, ma nel sistema finanziario questa cosa è micidiale. È la cosa più... Anche nella medicina si capisce che è micidiale, perché cambierà moltissimo, ma nel sistema finanziario è micidiale, perché ogni essere umano che ha dei soldi ha una opportunità, ha una possibilità, in base a come gioca lui questa possibilità, determina alcune cose e ne determina altre. È un po' come il film di Nicolas Cage, The Family Man. Nicolas Cage, in quel film, vive due vite, cioè lui vede due vite in base a una scelta che lui ha fatto. Ha puntato sulla vita familiare, si è sposato con la donna che amava, diventa l'uomo della famiglia.
ha le cose belle di quella situazione, perché si trova una figlia, che ha le cose anche brutte, perché comunque a moglie dopo un po' rompe le scatole, perché comunque al lavoro non riesce a ottenere i risultati, che invece ha quell'altra scelta, non sposa, non si sposa, e punta tutto sulla carriera. Nel film è un film, ma non è solo un film, perché con l'applicazione delle intelligenze artificiali, guardando tutto il mondo non come qualcosa di determinato, che, su cui noi non possiamo decidere nulla, ma come qualcosa che ha un elemento di probabilità, e la probabilità diventa certezza, diventa uno, quando noi scegliamo e determiniamo quella cosa. Perché nel sistema finanziario quantistico un governante dell'Italia sa quando alza l'aliquota delle tasse o abbassa l'aliquota delle tasse, cosa succede 10 anni dopo, 15 anni dopo, 20 anni dopo. Quindi un leader politico, un economista, sa che se vuole abbattere la disoccupazione e far diventare l'Italia prospera, deve fare questo, questo. Quindi se non succede quello, è perché lui ha deciso che non succedesse questo. Allo stesso identico modo nella sanità, diciamo l'applicazione della sanità, perché la sanità è un nome che già mi stupro, perché immagino le aziende sanitarie, gli ospedali, non è quella la sanità del futuro. L'applicazione quantistica con la logica olistica è sconvolgente, perché esistono dei macchinari, io ne ho provato uno, che ti vedono tutte le cellule come stanno andando a livello energetico. Quando ti vedono come stanno andando, alla fine l'intelligenza artificiale ti dicono: amico caro, amico bello, tu ti ingozzi di formaggio. Se ti continui a ingozzarti di formaggio, ti viene questo problema. Quindi tu magari arriverai a 90 anni, che avrai con una probabilità del 70-80% la possibilità di morire per questa complicazione che ti dirige. Conseguentemente tu hai 40 anni, ma non è una cosa che te l'hanno detta, no? Un po' come quando uno fuma, che si fumi, muori a 70 anni, 75 anni, che ti vengono le... Quando te lo dice una logica, una macchina sulla base di una logica, chiamiamola scientifica, perché è scientifica, tu puoi decidere pure di guarda, io me ne strafotto, io mi continuo a mangiare pecorino, svizzero, cosa là, me ne frego, muoi, però l'hai scelto tu. È una tua scelta. E allora perché sono importanti i tempi di cui noi stiamo parlando? Perché sono tempi in cui si capisce che l'essere umano vive per esercitare il libero arbitrio, vive per determinarsi, vive per stabilire ciò che succederà. Quando mi dicono Gianmarco deve avere paura delle intelligenze artificiali perché sono molto più intelligenti di noi, io con loro faccio spallucce, perché dico sì, è vero, sono strumenti pericolosi, no, anche una corda è uno strumento pericoloso, te la metti al collo, ti picchi, pericolosissimo, però la corda, però non è la corda, è come viene utilizzata. Le intelligenze artificiali sono computer, sono transistor, sono interruttori. Le intelligenze artificiali non sono paragonabili all'essere umano, è all'intelligenza che ha l'essere umano. Sapete perché? Perché un computer è una macchina fatta dall'essere umano con dei transistor che fa calcoli potentissimi, enormi, grandi. Ma se tu prendi un pezzo di quella macchina, hai un interruttore. Se io prendo un pezzo di pelle di Alessandro, io trovo tutte le informazioni genetiche di Alessandro. Tutto. Tutte le cellule di Alessandro compongono l'uno. Alessandro è una cellula, ma è anche 5 trilioni di cellule. Nessun computer funziona così. Nessun computer è questo. Un computer è una nostra creazione che deve fare il cazzo che diciamo e stabiliamo noi. Le intelligenze artificiali sono come il navigatore satellitare. Utilissimo, perché guarda il traffico, le cose, le macchine, e ti dice
quando stai sbagliando strada, e al 99,9% è meglio ascoltarlo. Ma l'intelligente, ma il navigatore non guida la macchina, decido io dove cazzo va la macchina, va bene? Quindi non bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale, non bisogna avere paura della robotica. Io ho scritto un articolo su Scenari Economici dove ho spiegato cosa stanno combinando con il sistema Delta in Ucraina, leggetelo su Scenari Economici, questo articolo che ho scritto, perché quindi io so che questi strumenti sono pericolosissimi, ma il pericolo non è determinato dallo strumento, il pericolo è se tu, le mani malvagie o degli cretini che in Italia pensano ai loro interessi e che non capiscono che finiamo tutti incaprettati con la corda al collo, e i mafiosi ci attaccano una corda al collo, ci buttano la corda lì, ce l'attaccano alle gambe e noi appena ci muoviamo ci strangoliamo. Quindi il problema non è l'intelligenza artificiale o la robotica, il problema è l'uso che viene fatto di questi strumenti, perché l'uso di questi strumenti in senso quantistico mettono l'essere umano al centro della realtà, come creatore della realtà e come essere spirituale, perché alla fine ogni decisione, ogni esercizio del libero arbitrio è una obbedienza al cuore, è un lancio di spiritualità verso qualche cosa che va oltre. Questo è l'esistenza. Tutto il resto, quello che chiamano transumanesimo, sono minchiate di quelli che sono stati sconfitti perché abbiamo vinto noi. Sono stato chiaro? Bene. Poi, ricordatevi che finché c'è questo, il mondo è salvo, finché c'è il vino, eh? Perché Veritas, ma non solo, noi siamo esseri divini, lo dice il nome, perché siamo fatti di vino, di spirito. Vabbè, c'è qualche altra domanda, poi finiamo, perché... Sì, buonasera a tutti. Ah, ecco qua, sono Luca. Luca. Io volevo fare una domanda che forse esula un po' dagli argomenti che vengono trattati di solito in queste occasioni, che riguarda l'inquinamento inteso come microplastiche e sostanze chimiche rare eventuali. Sì. E mi chiedevo, una domanda, non so se parla a chi dei due, ma magari a tutti e due, mi chiedevo se, diciamo, gli impianti di questa parte bianca, c'è anche qualcosa che abbia a che fare con questo, perché se è vero che deve partire da noi e quindi una consapevolezza, no, rispetto all'usare determinate sostanze piuttosto che altre, penso che se non viene eliminato alla fonte il problema, ovvero nella produzione di queste sostanze, diventa dura, in questo senso voglio capire se c'è o non c'è. Sì. E il nome? Luca. Luca. Avete sentito la domanda, no? Sì? Giusto? Avete sentito bene. Allora, intanto, secondo me, va fatta una premessa. E cioè, la questione del cosiddetto, chiamiamolo per capirci, inquinamento ambientale, la sostanza di scarto delle nostre produzioni, le plastiche, tu facevi accenno a... Ma ci possiamo mettere dentro tante cose, ecco. Dovremmo già premettere che, pur essendo un problema, non significa nulla rispetto alla natura. Cosa intendo dire? Non vorrei essere frainteso. La natura è molto superiore a qualsiasi nostro tipo di inquinamento. Con questo non sto dicendo che allora va bene che inquiniamo allegramente tutto quello che possiamo, perché tanto la natura fa il suo. Però, attenzione, che qui entriamo nell'ambito della guerra di informazione. Nella misura in cui la questione ecologica, la questione green, viene ancora una volta distorta, omettendo poi tutta una serie di altre questioni, come questa per esempio, cioè il fatto che la natura recupera, la natura compensa e risolve ogni questione. Questa è la premessa che vorrei fare. Detto questo, però, per entrare un po' più nel merito, sì,
i sistemi in arrivo saranno dei sistemi evidentemente non tanto per una questione ecologica, che non ci interessa affatto, capitemi, nel senso che anche qui c'è una grande montatura mediatica, ma semplicemente perché i nuovi sistemi prevedevano la produzione di materiali, sostanze, strutture basate su tecnologie completamente diverse da quelle di adesso, e quindi per forza di cose, per loro stessa intrinseca natura, più, non più, assolutamente integrabili con l'ambiente. Faccio un esempio molto pratico. In Australia già ora è commercializzata un'autovettura, una Hyundai, non ricordo il nome, che va, che è totalmente a idrogeno. Cioè cosa vuol dire? Che chi ha quest'auto, che è già in vendita, va a fare un pieno di acqua e si fa mille chilometri emettendo ioni positivi, cioè quelli che vengono fuori da una cascata. Quindi le nuove tecnologie, che in realtà non sono nuove, perché la tecnologia idrogeno è già vecchia, quindi pensate, essendo già vecchia, quello che è già pronto a entrare in gioco, di per sé sono già tranquillamente integrate con l'ambiente. Quindi attenzione, perché abbiamo a che fare nella guerra di informazione ancora con questa questione della distorsione del problema. In nome dell'ecologismo, come vedete, vengono proposte le aberrazioni più incredibili, che hanno lo scopo di limitare le libertà, i diritti, la libertà di espressione delle persone. E tutte in butto vanno a finire ancora una volta nell'aspetto economico, perché in nome di questo presunto problema, che non è presunto ma lo è, ma c'è un problema ecologico, ma non è così espanso e così grave, perché ci sono tutti i modi per risolverlo, viene ancora una volta portata la questione sul piano economico, quindi limitazione di tipo economico. Sono tutti i pretesti che sono serviti a questo, ma torno nel merito, la risposta è sì. Quindi già di per sé le tecnologie anche più vecchie che si stanno già introducendo, come il motore a idrogeno, sono già naturalmente per loro struttura compatibili con l'ambiente. Figuriamoci quelle che ci sono, che sono state tenute più nascoste, d'accordo? La BMW sta già sviluppando un motore a idrogeno, non lo dicono, lo dicono poco, ma è così. No, solo una battuta. Allora, il problema delle plastiche in realtà non esiste. Esiste il problema delle plastiche che uno le va a buttare a mare. Il concetto è che loro creano il problema, perché creando di questo problema, le plastiche, ora lasciamo perdere che vanno superate, quello che dice Sabro, io mi fermo qui per spiegarti qual è la radice del problema. La radice del problema è che chi ha inventato il sistema e controlla il sistema non ti fa risolvere il problema. Le plastiche, esistono delle tecnologie, tutta la plastica che è in mare, con dei processi si può recuperare e quindi si può pulire il mare, che già non doveva comunque essere sbattato, primo. Secondo, le plastiche sono una risorsa, le bruci, crei altra energia, no, perché produci la CO2. La CO2 è l'elemento più diffuso in natura, un mantice gassoso alto 6 km è pieno di CO2. Il 95% della CO2 è prodotta dalle alghe e dagli alberi. Ma proprio che va bene, è un 5% è troppo, però per far capire comunque già. E quindi io ho il problema che se c'ho le plastiche, quante è la plastica? Cioè, basta che uno va in aeroplano e guarda il mondo quanto è grande dall'acqua, si rende conto che il problema dell'ambientale è che noi non dobbiamo sporcare. Cioè, come dire, io ho il problema che quando cucino ho i gusci dei gamberi, non devo più mangiare i gamberi perché ho il problema. No, li butti, li smaltisci. Il problema della plastica è che se tu mi impedisci di smaltirla o di riciclarla, è chiaro che io c'ho il problema, perché da qualche parte la devono mettere. E cosa fanno questi pezzi di merda? Crea un sistema di corruzione, te la vanno a mettere a mare, in modo che ti avvelenano pure. Ecco qual è il problema?
aggiungo che le tecnologie ci sono. I russi, quei brutti cattivi, sapete, con quel dittatore sanguinario che li tiene tutti sotto, hanno delle tecnologie che in questo momento applicano nel campo militare, che prevedono l'uso di motori a trasformazione plasmatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che le tecnologie ci sono. Loro, in particolare, dal punto di vista militare, hanno tecnologie le più avanzate al mondo. Hanno macchine, carri armati, blindati, mezzi corazzati, che possono procedere, andare avanti, senza l'uso dei combustibili. Motore a, diciamo così, trasformazione plasmatica, nei quali potete montare qualsiasi cosa, un copertone di un'auto, plastica, tonnellate, della carta, degli rifiuti organici, un bicchiere, e questi vanno sempre avanti, trasformano sul piano molecolare tutte queste strutture e producono energia. Costo zero, inquinamento zero. Quindi le tecnologie ci sono. Come diceva Gianmarco, il problema ambientale viene mantenuto come pretesto per imporre politiche, in questo caso, creando problema e per, come pretesto per imporre limitazioni alle libertà, a tutto, insomma, non occorre che ve lo dica, se siete qui lo sapete, insomma, non è che ve lo devo dire io, no? Ecco, direi che, cosa dite, possiamo aver finito? Vuole rimanere a mangiare, insomma, siamo finiti. Grazie a tutti.